E buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Signor Cogito, grazie per il raid. E grazie anche a Wii. No, no, aspetta, dove ero rimasto? A Cryo, buonasera anche a lei, grazie mille. C'era un Leila. Leila. A Vicenza, non sono 20, non sono 22, ma sono 21. Grazie mille. Grazie anche a Giangez. Sono 5. Non sono riuscito a chiedere la benedizione per gli ultimi esami, ma ascoltandolo nei momenti di libertà, sono comunque andati bene. Sono contento. Sono Meno contento. male, meno male. Io non so se tu hai visto la mia live. Ho Adesso sì. sincronizzato senza alcun motivo le luci al desktop. Oh, beh, figo. Ma puoi farlo Vediamo. o l'hai fatto per sbaglio? No, no, l'ho fatto perché non so se sia Ok. una buona idea, però l'ho fatto. Cioè, Vabbè. la mattina non si nota molto, la sera adesso vediamo. Grazie a discorsi seri. Sette porte, chiavi sette e intricatissimi nodi. Wow. Ho farmato in Elden Ring, ho superato un Ah, po' sì, mi di... Cioè, ricordo. ho fatto un po' di livelli, domani si va avanti. Mi hai spoilerato un po' di gioco, per sbaglio? Non è vero. No, cioè, Beh. sni. No, Vabbè, però è impossibile non è vero. parlare senza dire No, un cazzo infatti. in questi No, ma frangenti. poi se ci giochi tanto ti confondi anche a dire, no, è Anche lì sai vicino. perché? Ah, no. Che non te l'ho detto prima, non vi dico specifico, però lo dico a lui. Quello che hai fatto tu, io ho fatto Sì. oggi tutto assieme. Cioè, ho fatto quello che ho Minchia. fatto Ok, io più quello che hai fatto tu. Madonna. L'ho fatto ieri, tra ieri e oggi. È per quello che per me erano due robe collegate. Perché io ho fatto Sì, tutto adesso. certo. Tu invece sei andato prima. E quindi questo ti confonde tantissimo su cosa c'era da fare e cosa non c'era da fare. Ci credo, ci credo. Madonna, Sono io non, adesso mi inserito. sta venendo No, sono paura a arrivato. esplorare in Elden Ring, Ecco. guarda, perché ho paura di perdermi le cose. Io sicuro me ne sono perso una marea. Al 100%. Sto esplorando, sto guardando, ma ho perso di tutto. Comunque, Porca. buongiorno! Una coppa in un dungeon? Magari quando l'abbiamo finito. Che poi in un dungeon in Sì. 5 minuti abbiamo finito. Cioè, Ma, so quanto senso dipende dal abbia. dungeon, perché i dungeon 5 minuti pure troppo a volte. Sì, ma dipende dal boss, alla fine si risolve tutta lì la difficoltà. Sì. Irta, ci si canca stasera? In teoria no, però dovete sapere che lo sviluppatore è quello di DN, cioè, è DNA Army. Quello di cui sto facendo Ci sta tutti i bene. video e io non so perché Buongiorno. in mezzo a Farming Life Simulator e cos'è che era? Quello Falafel? Falafel. Sì, che Esatto. poi Quello lui l'hai non fatto era tu? DNA. Sì, ma lui non era DNA Army. Prima si chiamava Yusef, c'era il suo nome e cognome, praticamente. Esattamente. Ha fatto anche Trader Life Simulator, quello dove avevi tu il negozio, che tra l'altro mi sa che è il suo più riuscito rispetto a tutti gli altri. Sì, anche Falafel mi piaceva perché dovevi ogni giorno aprire e chiudere il negozio, sai. Sì, il problema è che è ripetitivo da morire. Tutti i suoi giochi, anche Bakery Shop Simulator, dopo un'ora diventano ripetitivi. E Verissimo. adesso hanno fatto questo FPS con trama al buio. Cioè, non so. Vabbè, Elena, però il mio cervello legge anche male le parole scritte giuste, quindi figurati. Giorgia, sono nata, buon divertimento. Altrettanto, grazie mille. Grazie anche a Rena per i 12 mesi e rinnovate per il treno. Mi puzza tanto di giochi messi su e lasciati a morire senza neanche un aggiornamento. È il suo stile. È Beh, più il che suo altro, ma stile, no, in effettivamente. realtà escono tutti non in accesso anticipato, tra l'altro. Escono tutti sempre, che è È una cosa vero. positiva. È Almeno quello, cioè, ni perché quello. non vengono più aggiornati poi. No, più che Beh. altro quello che c'è è quello che c'è. No, almeno non ti frega. Diciamo che tu È dici con vero. l'accesso anticipato, magari dici, ah, si aggiornerà. No, no, questo quello che vedi è una merda, ma almeno è quello. Non ti prendi in Almeno è giro. quello. Diga, diga. Però Falafel non era 18. malaccio, era solo un indie Ragazzi, su, molto 19, ripetitivo. 19. Sì, però ho venduto a 16 euro. Verissimo, verissimo. Che mi sa che mi ha dato la chiave, però, quindi non me lo ricordavo il prezzo. Io i Ah, prezzi sì, li mi so perché ricordo. registrando i video li leggo. È vero, è vero. Grazie Stardust, Matt Carbo per gli 8 mesi, a Tu Frankie l'hai per i 16, preferito? buonasera a lei No, signor secondo Karim, me grazie come sempre per la amico. compagnia, a voi belli. E grazie a Cringy Salad, grazie Gattone, sempre sul pezzo. Penso se era sempre sul cazzo. Oh. E questo è il loro primo Coloro gioco, che suo conoscono loro, direttamente senza l'inglese. l'inglese, cioè scusami, senza l'italiano. Peccato.
Penso che sembra quello più interessante da avere in italiano. Vero? Vabbè, ma ci sei tu che sei un massimo esperto di dialogazione. Ormai, guarda, sto traducendo certi giochi dall'inglese che non è inglese, guarda. Mamma mia. Cinematico è meglio di epico? Mi verrebbe da dire. Dipende sì. Da cosa? La grafica. Cioè? Stavo guardando la grafica. credo di sì. Ok. Display 1080, full screen, FPS limited unlimited, che brutta idea. Dammi un bel 60. Gameplay. Non c'è l'audio? Cioè, scusa, non c'è solo opzioni. Non c'è l'audio. Sembra ok, parlami. Ti parlo. A me l'audio sembra ok, ditemi voi. E sei sempre ok. Mamma mia. Sempre in tasca. Mi sa che sei più basso rispetto a Karim. Adesso mi offendo. Di voce. Allora va bene. It's better now. It's better now. Però mi sembra basso adesso Karim. No, va bene. Tra l'altro non so se hai letto quella notizia. I sviluppatori Ubisoft e Sony hanno criticato l'open world, cioè non l'open world, il sistema di quest di Elden Ring, e la gente è impazzita. Sì. Osteresti tu, per favore, che ho paura. Finché non mi mettono la fibra, speriamo. Poi erano... Speriamo nelle prossime settimane, dai. E poi osto hanno sempre detto qualcosa? Io. Mi hanno dato il nuovo numero di SIM. Perché mi danno anche la SIM da infilare dentro il router in caso di disagi. Quindi mi hanno dato il nuovo numero. Vuol dire che è in lavorazione, credo. Ok. Entra nella partita. Ci ho messo la password su Discord. Aspetta, join game. È basso adesso? Decidetevi però. Ah, c'è la trama, non so se devo leggervela perché è partito immediatamente, non c'è la lobby. Che bella password. Allora, questi qua sono andati a caccia e tutto stava andando bene e poi hanno deciso di andare a pescare. Alla notte erano stanchi, sono andati a dormire e hanno lasciato solo lui, il protagonista, sveglio per portarli a casa. Solo che si è addormentato anche lui, si è risvegliato in mezzo al mare e poi non ho letto. Oh mio Dio, la sensibilità. Oh no, niente gatto. Cos'è successo? Ti è crashato? Ho premuto main game, scusa, main menu invece di settings, perché non c'è settings. Stavo leggendo, mi era uscita la trama anche a me. Vacca. Però si è resettato il gioco, mi ha fatto vedere l'intro con DNA Army. Ma poi, addirittura. Sì. Ho detto, cazzo, parte così, che figata. Arca puttana, vabbè, almeno posso rileggere. Volevo cambiare la sensibilità e niente, ho premuto per sbaglio... Oh no, cosa vedo? Grazie Laso, sera gatto e sera Karim. Volevo approfittare dell'occasione per chiedere se giocherà al prossimo Final Fantasy. Io no, tu? Cioè, no, sicuro, minchia. Allora, 16. C'è un problema. Adesso sì. Io sono in modalità telecamera libera sottoterra. Sì. E basta, non è partita la cinematica, non è partito più niente. C'è un quadrato bianco, una barra della vita vuota. Molto bene, okay. Fai Alt F4 direi. Sì, che assolutamente Alt F4, perfetto. E grazie anche a proprio quel fra un anno e mezzo di noi, grazie mille. Tutto benissimo. Rinnovate per il treno, manca 20, niente. Troppo. Sì, fatelo che mi toglie il cazzo di hype train davanti alla chat che vi leggo in due, vi leggo. La madonna, quanto zoomata. Perché sennò sono cieco. Final Fantasy 16, quello medievale, ma sai che non mi ricordo un cazzo io Final tipo Fantasy medieval dark fantasy dovrebbe essere tutto, ma allora action è bellissimo. Tra ah sì, è vero, sì? Che è tutto action, allora lo gioco. Grazie per aver tolto l'hype train. Ok, incrociamo le dita. Ma io non me lo ricordo. Ah sì, l'avevano presentato da Sony Final Fantasy 16, esatto. Ok, prova a entrare adesso che c'è la trama. Eravamo in una in un viaggio di caccia e tutto stava andando bene. A un certo punto abbiamo deciso di prendere la nostra attrezzatura e andare a pescare. Questo è il primo pezzo. Non ti trovo adesso.
Di notte i ragazzi erano stanchi e sono andati a dormire e mi hanno lasciato a me sveglio per portarli a casa. Ero stanco anch'io e mi sono addormentato e mi sono risvegliato nel mezzo del mare con la barca senza gas. Li ho svegliati e abbiamo visto un'isola lì vicino. Siamo riusciti a spostare la barca manualmente alla costa e basta. Ma se giochi da solo questa trama non ha senso però. Vabbè, trovi gli amici. Aspetta un attimo, però, okay, che non mi faceva unire, quindi ci riprovo da Steam. Che sensibilità di merda. Prova adesso che sono in gioco. Ah, perché dici che prima non eri... Cioè, perché effettivamente tu hai letto la trama, ma mentre la leggevi io mi sono riuscito ad unire prima, eh. E boh. Grazie, Turiero, per i 9 mesi. Le luci vanno di pari passo con quello che vedete sul monitor. Sarà una live incredibile. Buongiorno. O forse no, cioè magari è un'idea del merda. Tanto ormai devo inizio a raccogliere legna da per terra perché sennò muoio di freddo, a quanto pare. Ah, subito... Beh, giustamente. Sì, perché inizia subito a bomba. You are cold, quindi ottimo. In game. Eccoti qua, finalmente. Premi 3 per consumare cibo. Che fatica. Abbassa un po' il volume del gioco, adesso me ne occupo subito. Eccoti! E niente, mi sta dicendo la trama che hai letto tu prima. Ti sento camminare, ma io sto leggendo la trama. Grazie Etredas, ciao Gattone e Karim, vi si vuole bene, a voi. Grazie. Non posso, niente, devo aspettare. Che parle, non si mira. Che parle? Tu devi essere Igor. Che non, no, non si mira, che fastidio. Niente, me lo devo cuccare tutto. Tanto vuoi ridere? Quando salti e vai avanti si sentono comunque il suono dei passi mentre sei in aria. Perché in realtà tu fai finta, alzi la testa. Okay. Ah, sei sulle punte. Sì. Eccoci qua. La sensibilità è altissima. E non premere esc se no esci come ho fatto va io. Va bene, sbaglio, eh. Farò... Quindi... Non si mira. Non ma, si mira, ma in esatto. realtà... Mamma mia. Sì, altissima. Io sto morendo con questa sensibilità, però vediamo. Vai. L'audio devo abbassarlo? Lo abbasso dal mixer? Apri mixer volume perché non si poteva fare. Perché usano l'Unreal se non sono capace di usarla? Dico io, non so. Oddio, non c'è il gioco, ragazzi, tra le cose. No, c'è, dovrebbe essere il simbolo Unreal. Sì. Meglio? Madonna, ma non si riesce, è difficilissimo. Premi I, sì, vedi un attimo l'inventario, secondo te come cazzo è? Non capisco. Allora, credo di avere una zuppa verde basso e una bistecca. Ok, una, che uno credo. Sarebbe. Se forse perché la freccia posa, verde? Perché forse si posa se la premi. Non premerla magari, perché ho paura. E perché il tasto per spegnere? Serve a chiuderlo? Sì, per chiudere, sì. C'è una perché casa, quello? Vieni. Che, tanto l'unica cosa che possiamo avere è cibo. Acqua calda, cure e legna, quindi non ci possiamo confondere. Sì. In basso a sinistra io non posso mi dice, più credo correre. Che di avere fame e freddo. No, sono i colori. I colori è verde la zuppa? No, è gialla. È anch'io, infatti. Leggo un libro. È sempre stata una isola tranquilla. Finché quell'uomo non ha chiamato Jake e... Ah, finché quell'uomo chiamato Jake non si è mostrato. Ok, sto cucinando, gatto. Ok. Bravi, è una minestra, complimenti. Sit down. Okay, che mi sto scaldando. Non posso muovere la visuale. No, non puoi, non puoi. Porca puttana. Però devo stare seduto per forza per scaldarmi? No, posso stare anche in piedi. Ok. Grazie Salvador, per i 41 mesi e Lumberjack per i 3. Credo tu debba aspettare che sia finita qua il mio goulash. C'è del cibo e un medikit. Io ho cibo e medikit, ho trovato. Va bene. Io ho fame. Allora, io sono a giallo col cibo e giallo con... Ok, ci stiamo scaldando, quindi andiamo a verde il fuoco. Andiamo a verde il fuoco. Ah, tra l'altro, credo di avere già 2 di cibo e 2 di zuppa in alto a sinistra, vedi? Quindi me l'ha data. Una zuppa e un cibo. Ah, quindi se cucino io non... Cioè una zuppa e una bistecca. Sì, ah, sai cosa? La zuppa è il cibo cotto, la bistecca è il cibo crudo probabilmente. Eh no, perché io avevo uno e uno, ho messo a cucinare e sono diventati due e due.
Take food. Come due, due. Cucina, aspetta, cucina provo, tu. Provo anch'io. Ecco qua. Allora, mi ha messo giù il, la carne cruda. Eh no, ma tu la carne cruda l'hai raccolta di qua, no? No. Ah, hai ragione, sì. Hai ragione, forse era quello. Bravo, sì, sì. Ma do uno per volta bisogna cucinare. È un survival hardcore. Sì, però magari mangi e poi cazzo che... eh? Che palle, la neve appare solo quando esci dalla casa. Che palle. No, non vedi che non, c'è, non c'è la neve? Sì, sì, la vedo io. Io no. Ah no, la neve che cade non c'è. Ok, sì, scusa, sì, quella terra. Ah no, no, quella che effetto, io che esco. La webcam, guardate che bello. Esco e... oh! Cazzo, che figata! Ma sai che è molto bella questa cosa che ti cambia... No. Scusami. Madonna, ma tantissimo. Nella vita, dicevo, comunque, io che lo sto vivendo in prima persona. Ah. Fa molta scena. No, ma è bello, ragazzi. È proprio... Prendi il cibo. L'ho preso, ma non lo voglio mangiare. Perfetto. Perché sono in giallo. No, no. Andiamo. E infatti ho due... di carne... di minestra. Ma i numeri li potevano mettere un po' più vicini alle icone, eh? Sì, veramente. Veramente. Ok. Antartico. Adesso... non so perché lo adoro, no. Va bene. Grazie. Andiamo per la strada, non lo so. Ma tu sei l'uomo nero. Non si dice. No, ho capito, ma cioè non... il contrasto che cos'è? Cioè si no, passa dal bianco al vedo... nero. Tu hai il colore della strada, praticamente. Esattamente, esattamente. Dai un occhio se vedi altre case, altre cose. Ecco, il logo non riesco a fare lo stesso, purtroppo. Sarebbe fighissimo, non si può fare. Ma poi no, allora... questi qua erano dei cacciatori che poi si sono messi a pescare, si sono addormentati e si sono ritrovati qua. Sì. Cosa cazzo ci fai con una pistola? Sono cacciatori. E con la pistola si caccia, quando mai? Saranno americani. La pistola ce l'ha sempre. Ammazza. E il fucile da caccia? Questa è una buona domanda, ma magari, non so, sono poveri e c'hanno solo la Glock. Ah, ok. Stanno seguendo la via, tra l'altro. Vabbè, ah, mi fido, c'è un'altra casa lì, c'è un'altra casa. Ah, non hai ancora trovato la mappa. Quindi vuol dire che c'è una mappa. Sento i lupi che urlano. Grazie Ludo Moro. C'è la torcia? Ah sì, c'è la torcia. Con la L, la musica altissima. Oh, 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 oh. Come sale la musica? Come sale? Beh. E si è spenta. Ah, prendo la legna, giusto per... ah, non posso prendere più legna. La raccolgo io se posso. Scusa, era il coso lì della Dolby del cinema? Solo tre si prova a prendere di minimo. Prendi tu il cibo, va, che l'altro l'ho preso io prima. Start fire. Non lo ah, con la L avevi detto la torcia. Sì, c'è un medikit, prendilo che l'ho prendo preso. Il me. Ok, riesco, ho acceso il fuoco. E il cibo, perfetto. E cucino anche, guarda. Tu, c'è un'altra cucina di qua se vuoi. Non è vero, è finta. Ma ah no, non serve. È vero, vai. Ah no, se ho tre robe da cucinare, effettivamente. Cook, vado. Non no, la, guarda carne. Che l'ha messa di là. L'ha messa di là? Carne. Ah, you are hungry. Ah, giusto, dice. Non ho... ah, perché ho trovato un pasto già pronto. Un fucile mitra. Che cos'è? Un M16? Però, scusa, semi. Io ho due puppe e tre carni. Non e mi dice che non ho cibo da cucinare. Come faccio a capire qual è il cibo da cucinare? Allora, è il secondo da destra. Hai zero? Sì, no, no, è la carne, ne ho tre. No, no, a destra devi guardare. Te l'ho detto che sono troppo distanti. Sono. Sì, quindi ho tre da mangiare, due di legna. Ecco cos'è quello. Io ho trovato un fucile, ma non ce l'ho. Rotella? Sì, sì, ce l'hai addosso, in mano. Eccolo. Okay. Mamma mia. Mamma mia, la sensibilità. Oddio mio, cioè, è rosso tanto, eh. Guarda. Questo è un giro di mouse. Purtroppo anch'io. 360 non scompare. Comunque tanti auguri Ludo, di pronta guarigione. E grazie anche ad Alex. Calorissimi saluti, grazie, grazie. Ciao Gabriele. Sti lupi ha rotto il cazzo, eh. Allora andiamo adesso continuiamo dalla strada, va là. Però scusami, un fucile solo, qui c'era. Guarda se magari te lo dà uno anche a te, vieni qui. Dici che è comune il loot? Speriamo. O unico. Dove era? Qui. No, mai. Niente. Prendilo tu. Che... ah, c'è un altro medikit, non so se ti serve. Lo prendo. Non posso. Neanch'io, va bene. Vabbè.
Ma per mangiare che fino come a... si fa? Tu l'hai mangiato? Numero 3. Ok. Primi 3. No, non lo voglio fare. Sì, sì, io ho mangiato che ero rosso. Ok. Infatti mi tengo da conto. Sti lupi hanno rotto il cazzo. Abbastanza. Guarda, credo guarda, siano ambientali, però, no? Saranno ambientali, ma vengono da sinistra, quindi non so. Ho fame. Perfetto, premo 3. E adesso sto bene. È un survival proprio con i minimi termini, proprio. Stiamo seguendo una stradina, tra l'altro, quindi... neanche troppo... No, infatti, survival. Beh, c'è la strada, quindi io... facciamo di casa in casa. Che me lo so? Vedo Bear Grylls, che... è quella... Manca la lore? No, no, la lore c'è. Che cazzo è? Senti? La lore, siamo due cacciatori che... amici, che sono andati prima a cacciare, poi a pesca. E si sono addormentati e si sono risvegliati in questa... c'è il mitra, perfetto. Buono. Lasciami un caricatore. Era un caricatore? No. Era un caricatore quello lì, eh? No, no, non sempre... Ah, però si mira. Mi sono sempre chiesto perché lui ha deciso di non essere mio amico. Sono stanco di tutte queste... Di questi suoi racconti. Wave to him? Cosa vuol dire? At least... wave to him. L'ha salutato. Ah, l'ha salutato. Non ho mai avuto risposte da lui. Gli piace solo stare nella sua creepy grande casa. La sua grande casa creepy. Mamma mia. Gatto, io... Ehi. Vedi un attimo cosa succede quando io faccio questa cosa qua. Come... cosa hai visto? Ma ti ho proprio pezzato il collo! Opla. C'è il collo girato al contrario! Alla Griffin! Minchia, ma proprio duro! No? Che succede? Che succede? Okay. Mi spegne la luce, tra l'altro. No, non è vero. Vabbè, grazie, gli occhi. Facciamo che sono 5 anni e 2 mesi. Madonna, grazie mille. Adesso ho fame. Più che altro è pieno di medikit che non ci sono serviti. Sì, infatti stavo giusto per dirti, ti sparo che così magari giustifichiamo tutta questa... così lo proviamo anche solo, dici. Ma in realtà per ora ogni casa ci ha dato un piccolo tutorial, allora adesso ci ha detto 3000 L. Per... A che serve dormire? Per riposare le ferite, credo, senza il medikit. Io sto raccogliendo legna, comunque. Io 3 al massimo posso. Ok. Tu di più? No, no, 3. È che ogni volta ne accendo una, così sono sicuro. Ditemi se l'effetto cambio di luce vi fa vomitare, ragazzi, Non so se... Ti va di culo che l'ambientazione è tutta quello, è più sempre un po' bluastro, bianco. Che è un po' un peccato, perché se io miro il terreno diventa buio, perché giustamente è tutto... Che è? Ma sei morto? Sei morto? Sì, puoi alzarmi. Sto sei down, l'animale. Aspetta che qualcuno ti salvi. Ma che cazzo, sei un cinghiale? Ah, mi ha ferito, quindi devo take some rest. E quello è il... Ti cura le ferite, io vedo rosso adesso. Anch'io. E come si usa? No, no, devi... c'è scritto take okay, some però, rest. Quindi scusami, ma abbiamo anche il medikit, dici che non serve? E come si usa il medikit? Che cazzo ne so. A parte l'audio... Col 4 era forse. Fortissimo l'audio. 4, 5. Col 3 si mangia. Col 2? No, il 2 cambia arma. Cambio arma. Ma abbiamo il medikit. Vuoi che non serva? A me dice 0. No, sì, 0 il medikit mi dice. No, tu stai vedendo 0, che è il numero di quantità di carne che hai. No, 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 è il numero più a destra, è 0. E subito a sinistra c'è il non hai un... Perché tu l'hai usato per me il medikit, allora. Ah, ecco a cosa serve il... Ma il medikit serve solo per tirare sulle persone, quindi. Mi sembra una stronzata, però, scusami. Direi, anche perché adesso non posso correre io, quindi... No, neanche io. Scegli una strada. E da dove siamo venuti prima? È il lupo! Non miro! Ma sto sparando, non sta sparando! Non sta sparando. Io non posso sparare? Perché serve spinare l'animale? Non posso sparare, Karim. Clicca. Ma porca troia, come però mai? Però 31 colpi. Non lo so. Si è buggato mentre sei morto. Vabbè, scegli una strada intanto. Ti do il medikit.
Dai, sono a terra! Sono morto anch'io! Ma che merda è? Dead End 2 di 4? Tutti i survivor sono morti, va bene. Eh beh, sì. Ma che paura tremenda! Ma io non ho sentito niente, io sono morto e basta. Come i menu? Sì, ma io i nemici non li sento, io sento gli ululati lontani e basta. Sento solo quello. E niente, rifai. Grazie. E adesso vuoi vedere che adesso mi ha buggato, guarda. Mesi. E Stefano per i 3 mesi. E Avnicolo per i 22. Buonasera a entrambi, grazie. Ma da capo? Sì, però Lino mi ha detto che in serata riusciamo a finirlo senza problemi. Perché loro l'hanno finito 7 volte. Se ci sciottano i lupi... Se c'è riuscito Lino con Morelli e Tarlo. Prova a entrare. Erano in 3 però. Qui noi siamo in 2 e uno viene acchiappato di spalle e muore subito. Poi tu non sparavi. Per scelta però. è un problema. C'è di nuovo la trama. E Blues, se ragazzone, la scorsa volta la sua benedizione per il colloquio è andata troppo bene. Infatti non mi hanno preso perché ero troppo preparata. Giovedì ne ho un altro. E tanti auguri allora. Ma veramente non ti hanno preso perché eri troppo preparata? Una battuta, credo. No, può capitare in realtà, sai, che se sei troppo qualificato non ti vogliono che ti non pagare. Ormai era diventata una battuta quella del troppo qualificato. Mm-hmm. Ok, ci sono dentro. Anche tu, perfetto. Sì, anch'io. Cioè, ti sento camminare ma ancora no. Può tranquillamente essere, infatti. Black Scorpion. Passo per subarmi al volo e scappo. Però si recupera sempre in pastel. Ci vediamo lì, grazie mille. Posso giocare anch'io? Ma perché non posso skipparla la trama? Vabbè, ti vado. E che cazzo? Volevo vedere se funzionava. Sei scemo, quasi nell'orecchio mi hai sparato. Ok. Adesso so che funziona. Vado alla prima casa. Quindi dobbiamo stare sempre allerta, dottor Pivetta. Ma il problema è che, porca puttana, sono silenziosissimi sti cacchio di cosi. È perché, sai perché i lupi sono silenziosi? Perché c'hanno le dita dei piedi con i cuscinetti. Verissimo, come i gatti. Come i cani, o come i lupi. Sì, come qualsiasi animale. Mezzo felino. Esatto. Ma perché mezzo felino? No, nel senso... Tipo i rinoceronti non credo abbiano le mani così, le zampe così, non lo so, Sai, non l'ho mai visto. Cosa c'hanno? Le unghie come gli elefanti? Sì, tipo i cammelli, c'hanno quelle zoccoloni. I cammelli hanno gli zoccoli come i cavalli. Sì. Però gli elefanti non hanno gli zoccoli. No, gli elefanti no, c'hanno le zampone. Hanno le zampe. E cos'hanno sotto la zampa gli elefanti? I rinoceronti hanno gli zoccoli, non hanno le dita? Vedi. Piede piatto con le unghie. È tuo, eh? E non riesco a prenderlo. Tanto posso darti la roba, in teoria. No, infatti era give. Ecco qua. Ok, cucco anch'io. Bravo che ti siedi, non si sa mai. Grazie, non posso Federico, girare. Per 37 mesi. No, no, certo. Mi metto io se vuoi, guarda, che così non ci sbagliamo. Mi vedi? Vedo il pacco. È una situazione un po' così. Sì. Mi sposto, va, non vorrei mai. Grazie. Grazie Enrico per 22 mesi e Red Hook per i 30. E Raffaele, siamo a 6 o 7, credo 7, il prof di matematica ha smesso di venire a scuola, quindi ho dimenticato i numeri. Hai fatto... Va bene. Quanto ci vuole qua? Per questo gulash. Ci vuole un bel po', Però che voglia che mi sta facendo. Fa venire un po' fame. Un po' sì. Quella zuppetta di sugo con le patate e le carote sembra... E lo spezzatino anche, vedi? E lo spezzatino, è vero. Che poi è uno di quei giochi che ha la prospettiva malandata, che se tu ti butti con la testa dentro sembra grosso come una piscina la padella. Darti a te. Ok, vai. Ok, andiamo. Ma è un problema se sciottano sti bastardi, comunque... Sciottano perché sanno che siamo pro. Verissimo. Dobbiamo stare allerta. Senti come ululano poi. Che cazzo. Io corro al contrario, così magari vedo arrivare. No, però prima delle due case. Prima delle no, tre case totali non okay. arriva. Credo.
No, non è una pizza, era proprio Red Dead Redemption. Era così generico il Red Dead Redemption? Non lo so, non l'ho praticamente giocato. No? No, te l'ho detto, era troppo vasto per me, non sono riuscito. Ah, mannaggia. Lo so. Su PC è anche incredibile. L'audio! Ah sì, è quello di prima. Ma perché? Perché c'è questo excursus di audio senza motivo? Ok, qua c'era il mitra, prendilo tu. Porca miseria, volevo prendere il coso, però mi dice di darti la roba a te. Mi c'è del cibo. Sei full col cibo? Sì, ho tre. Però adesso okay. Dovrebbe diventare rosso a breve, così lo mangio. E possiamo provo andare a in realtà. Andiamo. L'ho detto. Hai ragione. Andiamo già subito così. Allora, aspetta un attimo che mangio del cibo, che così posso raccoglierne altro. Boom. Anche tu, full attiva, vai sul verde. Ah, qui è vero. Come si mangia già con? Tre. Ah, giusto. Voilà, vai. Così almeno siamo full e siamo tranquilli. Boom. Credo che skinnare gli animali serva per prendere la carne cruda. Può essere. Forse. O per fare le pellicce. E non abbiamo un inventario vero, quindi non ti so dire. Abbiamo un inventario con delle frecce. Grazie, fallito. Ma se li sentissimo arrivare sarebbe anche meglio, però. Se li vedessimo anche. Mezzo alla tormenta. Ti giuro, sto effetto mi sta piacendo da morire, eh. Io ti consiglio di fartelo. Quale? Ah, luci. Della lampa. Ah, delle sì. Luci. Beh, certo, sì. Perché va in base a dov'è lo schermo. La parte sinistra, sì. La parte destra, davanti e dietro. Oh, e ora? Spostati però, che sennò non mi fa fare la vai. Porta. Mi fa fare give. Che palle. Ah, eccolo. Ma se io faccio rest, non salva, vero? Prova a metterti. Ah, ho trovato la tu. Mappa. Come hai trovato la mappa? Era qui sopra. Eccola. Ma che mappa sì, ma è? Che dove mappa siamo di noi? Merda è? Poi c'è di quella di siamo a casa di Jake qua. Noi? Ah sì, forse siamo a casa di Jake. Che diceva il messaggino lì? La cosa di fianco a te. Guardo lì, quello. Ho sempre mi sono sempre immaginato perché lui abbia deciso di non essere mio amico. Ho provato tante volte a parlargli o almeno a salutarlo ma non mi ha mai risposto. Preferisce stare nella sua casa inquietante. E il nome qual era? Non c'era? Non c'è. Ah. Boh. E allora mi sa che non siamo a casa di Jake. Ah no, bot. Cabin. Eh sì, siamo a Jake House, per forza. Sì, e allora adesso al andiamo alla farm? Ah, esattamente. Non perché giriamo a destra. Che poi dovremmo andare al cimitero? E magari a destra, tra l'altro nel bivio c'è qualcosa, che perché finisce nel nulla, finisce. Però stiamo attenti, eh. Stiamo attenti, mi raccomando. Ma perché io devo spegnere un televisore ogni volta che devo chiudere un menu? Che bella faccia che hai. Grazie. Mi sento male. Proviamo a restare assieme, magari fa un mini salvataggio? Ah, resta... No, resting vuol dire che devi ti curi le ferite, non col sì, lo so, però magari se lo facevamo contemporaneamente salvava in un qualche modo, no? Lo provo a fare correndo che secondo me striscia. Ah, un po' striscia se lo fai correndo. Vai. Non so cosa vedi tu, guarda. Pronti? Piano, carico, carico. Take me to church. Pian, non sta a correre così tanto che... Io pensavo fosse un cinghiale prima. Ma poi non è... Io ho sentito solo te morire, e basta. Anche io ho visto nero, stavo guardando giù. Ha i finali multipli comunque questo gioco, ve lo faccio sapere. Beh, uno l'abbiamo sbloccato. Che siamo morti tutti. Quindi un altro sarà... Sopravvive solo uno. Esatto. Sopravvivono tutti. E poi ci sono i mostri, c'è del paranormale o è solo lupi? Ma non credo. Non ho visto niente io, questo l'hai trovato tu. L'ho trovato, cioè in realtà c'avevo lista di desideri come al solito da una vita. Senti come ululano. Però non cosa fai? Bunny hop? Sto saltando per vedere meglio, guarda. Cioè non che mi lamenti, ma adesso non c'è niente. No, aspetta, attento dietro, sei sempre attento. Effettivamente non c'è nulla. Sì, ma neanche dove dobbiamo arrivare, cioè.
C'era il bivio a sinistra, siamo andati, bene. Sì, sì, a sinistra. Tanto sicuro, arriviamo lì, ci dice no, la chiave è al cimitero. Bravissimo, io ne sono convintissimo di questa 100%. Cosa. 100%. Non abbiamo neanche una bussola per dire andiamo a sud e non sappiamo bene. Di là. Vabbè, più survival così. Porca troia, quanti colpi? Usa 10 la pistola, colpi. Tieniti il mitra, usa la pistola. Skin, no. Hai preso delle munizioni per il mitra? Eh no, non c'erano. E allora usa la pistola, va. Va bene, avevo... Vabbè. Ecco, con quello potevo mirare. C'è un altro bivio. Come un altro bivio? Vabbè, c'è la casa, andiamo alla casa. Allora non ho capito dove cazzo siamo. Questa non è la farm mai, e quindi... No, zero. Ingresso qui, ok. Che cazzo? Cibo, medikit... Accendo... La porca puttana! C'è morto! Fuoco. C'è un piano sopra. Questo ragazzo Jake, la sua casa è diventata così creepy da quando si è trasferito qui. Ho sempre sentito rumori inquietanti dalla sua casa... Quando, mentre sto tornandomene a casa mia, allora dove cazzo siamo? Quindi qual è, se la casa, non siamo la casa di Jake, non credo, perché... Ma tuo gatto è pieno zeppo di munizioni! Va bene! Vieni sopra! Arrivo, sono al cesso. Ammazza quanto! Beh, è pieno di cibo anche. Ma questa è casa di... Oh, permesso. Prego. Scusami. Grazie Marco per i 34 mesi, Master Miller per i 16. Ok, ma non vedo niente, non vedo. È veramente troppo buio. Non sono le munizioni, eccole qua. Chiappa tutto. Ok. Questa è la cabin? No, non è possibile che sia la cabin. La cabin. La cabin era la prima. Ah, gatto! Mi sa che noi stiamo per andare al cimitero, perché al primo bivio... E quello in basso, non quello in alto. Abbiamo sbagliato. Quindi abbiamo trovato una stra... Una... Come si dice? Noi siamo... No, ma non c'era già un bivio prima? Eh no. Noi siamo andati... Noi vabbè, abbiamo girato a sinistra al primo bivio, che è quello in basso, tra Jake's prima House ce ne fosse e un cemetery. Altro. Sì, sì, ho capito quello che intendi. Siamo andati qua. Però questa casa dove siamo non è segnata. Esatto. Esatto. Vabbè. E allora credo che se andiamo avanti ci sia il cimitero. Non c'è il fucile a cecchino. Sono tutti M16. No, cosa sono? M4. Sì, non ho idea, sai. Non li ho visti. Mi sembra M16. Sono fuori, eh. No, rest. Volevo uscire dalla porta, ma in realtà era una porta finta. Vieni. Qui? E la porta vuoi, l'abbiamo trovata. Vuoi mangiare preventivo per sicurezza? Ok. Infatti giallo e raccolgo. Ti è. Tanto c'è una scatola di una pizza. Oh, sti lupi, che cazzo. Quindi noi questa qui l'abbiamo trovata a sinistra. Cazzo, sai che non mi ricordo. Mi sa di mi sì. Mi pare di sì. Ok, vai dritto. Allora di andiamo di qua. Sì, 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 sì. Poi sempre da sinistra arrivano gli ululati, mortacci vostri. Eccolo il cimitero, infatti. Per fare un lupo, che paliura. Dove? Eh no, hai detto eccolo e... Ci è messo troppo a dire cimitero. Scusami. Perfetto, quindi... Però quella casa non segnata mi dà sui nervi. Adesso vedi che c'è il cimitero dei... Chi è? C'è del paranormal. L'hai chiamata, te sei uno lo stronzo. Sapevo che c'erano i fantasmi. Che cazzo di paura. Potevi stare zitto, io penso fosse un survival normale. Cazzo. Porca puttana. Gli batte il cuore, quindi... Ma magari solo perché il cimitero. Guarda, chi è lo stronzo che tiene i libri così? Ah, una chiave, guarda caso. Ma guarda caso, mamma mia. È il diario di Jake. Sogno di non aver mai letto quel libro. Ha distrutto la mia vita. Spero, non sogno, spero. Spero di no. Cioè, avrei voluto non leggerlo. Avrei voluto, esatto. Sì. Scusami, non è spero. Avrei voluto non leggerlo mai. Ha distrutto. Vabbè, leggi tu che sei inglesista.
Stavo bevendo. Infatti me lo bere anch'io. Bastardo, ho distrutto la mia vita da quando ho letto quel libro. Tutti quelli che sono sopravvissuti hanno lasciato l'isola per colpa mia. Persone sono morte per colpa mia. Ecco, non voglio che esatto, non voglio che nessun altro regga il libro. Se io brucio il libro, loro lo sapranno. Devo nasconderlo da qualche parte. Quindi questo ha trovato tipo un libro per fare bordello. Sono morti tutti leggendolo, tipo il Necronomicon. Sì. Dell'arabo pazzo Abdul. Ma aspetta, aspetta un secondo, vieni qua. Eccomi. Allora, prima di tutto guarda che eleganza il tavolino fatto con un albero secolare tagliato. Ma soprattutto però ha messo sì. Le lapidi. Sono quelle bianche, sono da lei da scrivere. Sì, ma poggiate così con i fogli di carta pronti al lume. Beh, bene. Va bene. Ci penso io. Non è scritto il rip. Volevo scrivere gatto, ma non, Madonna. Non è apparso niente. Qua è chiuso. Quindi niente, la chiave andare. Che ho non è di questo cimitero. Sì, però mi sta battendo il cuore nelle orecchie ancora a me. A me no, sai? A te segna la chiave? Sì, mi segna la chiave. Ok. No, mi si è buggato il cuore. Mi si è buggato il cuore. Ragazzi. Povera me. Scusami. Ma io ho il cuore che mi batte nelle orecchie. Beh, giusto un paio di bug c'è a sto gioco, sì. Niente di che. Porca troia. Vedete tutto bene? Perché a me le barre dell'audio sembrano laggare. Ci provo a sdraiarmi un attimo, magari mi passa il battito, scusami. Ah, bravissimo, sì. Bravissimo. Che è successo? Ah, non era da qua. Ma allora? Non riesco a salire le scale, ok. Di cazzi oggi. No, non si fa. È morto, gatto, è morto. Allora sei buggato, mi sa, sì. Vabbè. Godiamoci questo. Ah, ricordiamoci che al bivio dobbiamo girare tutto a sinistra, proprio di, sì. Di 45 gradi. Di 90 gradi, scusami. Forse perché ho la chiave io. Batte. Cuore matto. Non vedi scattare. Si è spenta la neve. Stavo giusto per dirti. Quindi jumpscherone. Probabile. Oddio, tornando. Ma che buio. Ma che succede? Che buio tremendo la notte. È normale. Che succede? Cazzo, ma non vedo più nulla io. Ma chi l'ha fatto sto buio? Scusami. Questo è letteralmente un ciclo giorno e notte proprio. Porca troia, però. Non, senza stelle, senza luna. Vedi il bivio, mi raccomando. Sto guardando a terra, però occhio. Vedi un po' se arrivano lupi. A parte che se vedo un lupo così vicino è probabile che... No, io! Ressami. Non perché posso? Non sparo? Sta arrivando un altro. Arriva, arriva. Ah, sono morto io. Tieni vivo. Tieni, no. No, gatto, no. Ma non è possibile. Le mie orecchie. Allora, sono contento, perché io non ho più le orecchie. Ma cazzo. Grazie Lillo Frigo per i 15 mesi. E Stefano, lupulula, sì. Oh. Porca puttana. Vabbè, almeno adesso sappiamo che dobbiamo andare direttamente al... Sì, sicuramente. Sì, ho capito, ma... Vabbè. Ma esiste il facile? Non lo so, stai facendo tu. È una domanda o... No, non c'è... No, i menu non esistono. Ragazzi, no, cioè io clicco start game, mi mette la password e va. Proprio zero. Grazie, Simbus. 45, sto facendo. No, il battito cardiaco mi stava uccidendo. Adesso lo raccogli tu il chiavistello. Ah no, ma in realtà mi è continuato a battere da quando abbiamo visto il jumpscare. Sì, quando è apparso il fantasma. Era Omen, tra l'altro. Un po' perché sì. Perché Omen sia... veramente... Si Omen veramente. Giusto? Giusto! Ma tu eri uno di quelli che quando guardava Zelig con la famiglia urlavate... No. No? Io sì. Tu sì? Quindi somatizzavi? Ci sei? Ce la fai?
Somatizza, è l'uomo somatizza, cioè. Vieni sempre lì a somatizzare tu. Col gesto anche con se, gesto. Ce lo flettevo le ginocchia. Ah, porca miseria. Grazie Danco per 14 mesi. Ciao One. Giusto? Giusto. Ma io perché smetto di sparare? Me lo spiegate? Perché non sono più capace di sparare dopo un po'? È un grave problema quello. Eh sì. È grave, grave. Senti, non cuciniamo, gatto, che non serve un cazzo. Tanto prendiamo le scatole. No, hai ragione, scaldiamoci, serve a nulla. Basta. Scaldiamo. La no, musica. Ci dobbiamo comunque scaldare. Quello sì. Ci vorrà un po'. Diventi pacifista. Salute. Grazie. L'ho visto l'articolo. Che ti vogliono a LOL 3. Dicono. No, era però un articolo lo dicevano che anche diceva... per LOL 2. Esattamente, cioè diceva... No, io non credo parteciperei mai perché farei la fine di Tess Masazza, quindi non lo faccio. Mm-hmm. Che mi è dispiaciuto quasi, poverina, che... Era proprio fuori posto e io lo sarei uguale, quindi non lo farei. E secondo me hanno sbagliato, avrebbero dovuto mescolare un po' di più le carte con questo LOL 2. Ok, andiamo. Perché troppi mostri sacri con contro, tra virgolette, ragazzini. Bravo, sono d'accordo. Cioè, Guzzanti, mamma mia. Cioè, perché troia. È proprio una cattiveria chiamare Guzzanti, madonna. E infatti dovevano mettere... Dovevano fare almeno un 50 e 50. Mescolarli un po' di più. Anche e perché anche appunto perché... gli adulti, chiamiamoli adulti, anche se sono tutti adulti, i vecchi... No, non facciamo spoiler. Però i vecchi utilizzano dei cavalli di battaglia che fanno ridere gli altri, tra virgolette, vecchi che li conoscono. Vero, vero. Sì, che poi... C'è per i ragazzi è più difficile. Io ho visto solo clip a Yosa, non ho visto, visto perché non mi fa impazzire il concept, format. Però ho guardato proprio... Insomma, io ho già perso caldo, eh. Hai ragione, forse siamo stati poco. Perché prima stavamo tantissimo per il cibo. Questa musica. Accendi. Come si accende? Faccio io. Ah. Vabbè, cucino già che ci sono. Prenditi il mitra. Ma vuoi prenderlo tu, visto che io ho quel problema dello sparare? Me lo prendo dopo, guarda. Tanto lo c'è dopo, eh. Ah, vabbè. Okay. L'ho preso. Tanto c'è anche dopo. Più che altro l'anno scorso appunto c'era un po' più... Che comunque anche quello che ha fatto Guzzanti era un po' così così in quel contesto là. È un po' tutto così così nel contesto dove la gente non ride. No, è un po' ma è tagliatissimo tra l'altro. Quindi è tutto sì. Da prendere un po'. Potevano lasciare degli episodi magari un po' più lunghi, il montaggio... Poi non lo so, perché da quanto ho capito le clip che tu probabilmente hai visto sono roba che io non ho visto. Guardando il programma. No, credo di sì, erano... No, me lo diceva Fra ieri, mi pare, che le clip messe su YouTube, su Instagram, TikTok, quello che è roba che non c'è dentro il programma. È follia per me. Sì. Sì, ma mi sa che quest'anno, da quello che ho letto e da quel poco che ho visto, mi sa grazie che Andrea, per i 43 mesi, c'è il primo eliminato, è stato la quarta puntata, quindi credo che non stessero facendo un cazzo. E quindi hanno dovuto montare veramente... Sono già preparati, è più difficile. Sì. E ripeto, troppo dislivello tra tutti. È un po' grazie a Zenko, buonasera, Frank, mi sono perso, dato che il finale del The Ring mi ha preso già più in del tre, dovuto. No, per dire. Niente. E un'altra roba che avrei preferito non vedere è il momento Lillo, che si è protratto un po' troppo. Non perché fare. Mi sia antipatico Lillo, anzi, lo amo, però cazzo. Hanno esagerato perché ha funzionato l'anno scorso e allora bisogna spammarlo. E a me è un po' dispiaciuta quella cosa lì, devo dirvi. Ma questa casa l'abbiamo mai... Siamo tornati indietro! Ti stavo per dire la stessa cosa. Oh no! Siamo distratti un secondo! È
E Lillo praticamente è andato lì per fargli ridere, ma con le stesse cose che ha fatto nella prima stagione. E ho capito, però non serviva. Ma è esploso proprio quella cosa di Lillo, di Posa. No, no, ma bravissimo Lillo. L'anno scorso, vedi? Sì, sì, certo, però cazzo, boh. Infatti quando entrava, sì, mi ha fatto sorridere perché Lillo, ma volevo andare a volevo vedere Guzzanti. Volevo vederla Raffaele. Però carino. Vabbè, la Maionchi, poverina. Già la prima volta non è che c'entrasse molto. Che poi anche Fedez ha confermato che non è vero che ridono così tanto a tutto. No, ma è chiarissimo che c'erano proprio dei momenti di no, che non era... Cioè, dice le stronzate, sì, al massimo ti parte il sorriso e loro lì spisciatissimi. No, no, che poi non è che facevano finta, Hanno tagliato. No, no, esatto, hanno tagliato e ricucito. Hanno messo altre sì. risate, scene dove ridevano tantissimo in scene dove non ridevano. Quello era... Sì, sì, sì. Perché ci sono stati momenti, sì, così, niente di che, e loro tutti, ma che ridere. Mago Forest è stato molto in palla. Cosa vuol dire? Vuol dire in palla? Che non è non in grado? Ok, la mappa. E Mago Forest ha fatto quello che fa il Mago Forest in un qualunque programma, anche con la Jalappa. Prende uno, lo piglia per il culo. Poi la gente ha urlato bullismo perché ha preso in giro, diciamo, un ragazzo. Perché non conosce Mago Forest. Perché Mago Forest ha sempre fatto quello. Poi non che sia positivo, perché effettivamente il suo modo di far ridere è prendo uno e lo piglio per il culo, quindi non è esattamente sì, il massimo. Già quello. Però è sempre stato quello. Cioè che siamo nel momento lupo. Vai. Zona lupo. Eccolo lì, lo vedo. Lo vedo da lontanissimo. Non lo vedo più. Dov'è? Eccolo là. Lo vedo là davanti. Mi ha dato hitmarker. Arriva. Quanta colpi. Okay. Sì. Beh, lo skin no? Ale, confermo che mi ha dato la carne cruda. Almeno okay. Una roba. Però si vedono da distante. Eh sì, è solo che dobbiamo stare concentrati perché c'è la nebbia. E la neve. E poi il buio. Eccolo! Oh, madonna, ma mi ha sfiorato! Sì. Aiuto? È venuto da me. Arrivo. Con la faccia nella neve. Revive. I will revive. Guarda dove è scivolato il lupo. Era dove eri tu? Oh, la madonna! Ma l'ho visto proprio scivolare. Marchetto, sono 24. Buonasera, Gatto e Karim. Grazie mille, buonasera a lei. Heroes never die. Sì, Mago Forest è sempre quello che pidava per il culo e si faceva pidare per il culo dalla Jalappas. Dritti. Sì, non posso correre. Ok, ti aspetto, giustamente. Non abbiamo mangiato e ricaricato il cibo, sai? Io sì. Ah, ok, porca miseria. Mangia. L'ho mangiato adesso, infatti sono meno... C'è un cibo in meno di prima. Vabbè, tanto adesso dove andiamo è pieno. Nel senso che ho trovato Forrest molto suo agio con questo tipo di comicità. Ah, sì, assolutamente. No, ma sono andati tutti abbastanza bene, a parte i giovani che, cazzo, si vedeva che erano, tra virgolette, intimoriti da chi si trovava davanti. Ma lo sarei stato tranquillamente anche io, anzi, peggio. Hai fatto scena muta. Non la conosco, Cold. La ragazza giovane era Tess Masazza. Non la conosco. Lei è una che fa ancora i video. Mm-hmm. Come si chiama? Indescrivibilmente donna? No. Porca puttana! Porca puttana!
Al pelo, eh? Eh sì, sì. Grazie, Luca, per i 35. Insopportabilmente donna, ecco come si chiama. Come i famosi tettini che fossero tutti fratelli, contadini e genitori. Tess non è male, brava. Però in quel contesto lì era più difficile, che devi fare? Eh beh, se uno fa video comunque non è semplice fare live. No. Poi ha scelto l'edizione con il peggio dei comici italiani incredibili. Ma non mi pisciare in faccia. No, non posso sdraiarmi perché ci sei tu, ma dai. Le priorità. Ma vai da un'altra parte a sdraiarti. No? Infatti, io mi vado a rubare tutte le munizioni, guarda un po'. Bastardo? Perché io ho un colpo. E ti ho salvato. La chiappa. Ma sono ancora hurt, però. Mi metto sul divano? Devi stare un po', magari. Vai tu, get intanto. Up, stand up. Sti lupi che. Sì, sono ancora ferito, effettivamente. No, vuoi vedere che è tutto buggato? Ah, no, devo... Sì, bisogna rimanere un po'. Ok, arrivo. Ho lasciato i colpi. Ecco qua. Medikit. Sì, guarisci dopo. Raccogliti il medikit, raccogliti. Oh, tu non l'hai usato? Non l'ho usato io. Di tanto in tanto torno a vedere come state. Guarda, non benissimo in questo momento. Ma scusa, ma io non mi sto curando, eh? Devi aspettare. E quanto? Aspetti, tu non hai aspettato così tanto? Sì, sì, io ho aspettato un po'. Almeno un minutino. Eccolo, a posto. A posto. Siamo anche scaldati, abbiamo mangiato. Si una va. Dormita mi sono fatto. Mi prenderei un cibo. Non c'è altro cibo? Sì, sì, è pieno qua. In cucina. In cucina c'era, sì. Waxio, anche se ultimamente faccio fatica a seguire la live, sabbia sempre dopo. Grazie mille. Hai preso le munizioni? Yes. Te le ho lasciate? Le hai prese? Ah, ok, no. Aspetta. Ok. Sei fuori? Sì. Eccolo. Belle le luci dinamiche, eh. Mi sto piacendo un casino, mi sento proprio immedesimato. Poi, in questo gioco, quindi non so quanto sia bello, ma... 3 attacchi di lupi stavolta, eh. Ho visto, infatti... Quindi sono randomici. Vorrei vedermi un po' prima, vorrei. Dopo al buio, arrivederci. Madonna, che buio. Devi sparare qualcosa di veramente allucinante. Ma è un signore, non è un omen. Sì. No, mi batte ancora il cuore nelle orecchie. A me no, ma neanche una volta. Ma che palle. Allora. Gatto. Sei tu. Muoviamoci rapidi, che magari la notte arriva dopo. O non è un credo. Evento scriptato. È scriptatissimo. Guarda, neanche a dirlo. Ah. Non è che... Aspetta, perché ho corso troppo che mi batte il cuore nelle orecchie? Ma mi sembra strano, abbiamo corso fino adesso. Esatto, ho corso anch'io. Coffee, gatto, quando c'è da rinnovare io mi sono accorto. Mando un abbraccione a lei, signor Karim. Grazie mille. Grazie. E grazie anche ad Antvis. Buonasera. Attenzione, adesso sparisce la neve. In 3... No, più avanti, scusami. È in 3, 2, 1. No, ho sbagliato. In 3, 2, 1. Va fatto. Giro 3, 2, 1. Niente. Non è scriptato, ti immagini? Esatto, infatti lo stavo per dire. No, non credo. Sicuro lo è. Ma pensa, secondo te, se noi non prendevamo la chiave e andavamo dall'altra parte, diventava comunque buio? Il bivio! Eccolo! Vedi che non è diventato buio allora? È veramente ciclo giorno e notte. E quindi dobbiamo trovare una casa? Ma magari è scriptato, ma è a tempo. Cioè ogni 5 minuti, 10 minuti, che ne so. Diventa buio. Allora, abbiamo frapreso il coso. Adesso sulla destra dovrebbe esserci la casa di Jake. Ok. Ma
11 mesi con un anno meno uno, grazie mille. Mi è sembrato di vedere un mostro appoggiato al muro, ma niente, è colpa mia. Sei pazzo? No, vai avanti. Sì, sono pazzo. Pazzo sono pazzo sicuramente, lo capisco un cazzo. Che fa rima. Stacce. Ok, qua c'è la strada per la casa. Però ce n'è più di una di casa. No, sarà e questa grande. Sì. Ma quella non è una casa, sarà il garage. Se... Occhio, che qua è rosso. Oh. Ehi, chi è? Non lo so, niente, non c'era niente. A posto, no, niente. Che hai visto? Niente, però non hai sentito l'audio? Certo. Ah, è esploso. C'è altro rosso, li vai avanti tu. Perché devo andare avanti io che già non vedo un cazzo? È la tua live. C'è una porta chiusa, richiede l'elettricità. Aspetta, non vai avanti tu che sei perito. Richiede l'elettricità? Eh sì, sarà una panic room. Con la maniglia, le orecchie che mi battono. Grazie Pontred per i 40 mesi. L'elettricità sarà nello sgabbio. Ah no, è qua, guarda, cioè, non... cioè vedo che qui c'è il contatore. Che devo fare? Non c'è corrente. Ma il contatore dell'elettricità c'è la barretta? Come funziona? Vai, vai nella stanza, c'è una stanza lì davanti, gatto. Là. Che è molto grande via. Bastardo, l'avevi visto? No, non lo sapevo, non lo so, io non so nulla. Sto andando avanti a te apposta. C'era uno contro il muro alla Blair Witch. Oh no! È al contrario! È veramente Blair Witch. Che spooky! No. C'è qualcosa che mi blocca? Ok. Divano. Gatto. Che spooky, mi ha un attimino destabilizzato. Vai giù. Un attimo che sto dribblando le sedie attaccate al soffitto. Ma non vedo nulla, non vedo. Dream, buonasera Culi, recupero questo capolavoro in pasta, divertiti. Tanti auguri. Allora, loro stanno guardando me dappertutto. Loro stanno... L'ho aperta io la porta. Loro si stanno assicurando che il libro sia safe, sia in salvo. Che paura! Che paura tremenda! Perché? Cosa si è visto? Cosa si è visto? Mette la luce rossa adesso, perché è diventato horror. È un signore. C'era un signore che mi ha guardato brutto con la musica forte. Okay. Accendi una stufa perché inizia a essere giallo il fuoco. E dove la trovo? Ci sono i termosifoni ma non funzionano bene. Devo girare la vitina qua. Madonna, è buio tantissimo. Non vedo niente. È stato buio anche fuori. Io aspetterei qui finché non riprende la neve. Dobbiamo andare nella... A riscaldarci. Sì, vado. Aspetta, ma non c'è magari qua una stufetta a legna? Il gas? No. È una lavatrice questa. Andiamo dall'altra parte, dici che lì ce n'è? Speriamo, Dio, perché... Ah, c'è un generatore, lo turno! Non ho fuel, ho capito io però. Puttana. Ah, però qui guarda c'è... Vai, grazie a Dio. C'è il diario. Okay. Allora! No, sono morto! Come sei morto? Sono morto, c'è un lupo! Anch'io. No, gatto! Gatto! Ma come sono... No, no! Ma io l'ho visto uscire dalla casa! Come mi ha ucciso? L'ho visto uscire... Ragazzi, c'era la coda fuori! L'ho visto! Come sono morto io? Ma non si può fare questa cosa qui! Tra l'altro, sai qual è la goccia che fa proprio il ciliegino sulla torta? La frase alla fine è... Tutti i sopravvissuti sono morti. Cioè, sì. Capi? Ma perché siamo sopravvissuti alla barca. Certo. Grazie, bella Antoine, di 45 mesi. E Link, sempre piacere rinnovare la sua persona, grazie. Sì, però adesso lo rifacciamo e vai avanti tu sempre. Va bene, adesso so dove sono i jumpscare. Allora, ci dobbiamo dividere, gatto. Uno va a casa di Jake, l'altro va al cimitero. Non so se sia una buona idea, perché se uno va giù non può essere restato.
Hai ragione. Comunque, ma tu sei entrato? Sono adesso. Ah, no, perché io vedo Sket Sound. Cazzo, è uno Sket Sound. Cos'è Sket Sound? No. Non lo so. Ho aperto adesso. No, infatti dividerci purtroppo sarebbe comodo per sbrigarci, meno per sopravvivere. Stiamo facendo dei piccoli passi in avanti ogni volta. E Sifu. Cazzo. Sì, però qui mi vengono gli infarti, non ce la sto facendo. Io ho sentito i passettini, ha fatto za, così, ho detto oh merda, e poi mi ha shottato, perché ovviamente ti shottano i nemici. Sì, io l'ho visto uscire dalla porta, ho detto vabbè, è fuori, resso Karim, e sono morto un secondo dopo. E no, lui mi ha ucciso che era fuori, non è entrato. Mi sa che mi ha colpito attraverso il muro. Sì, anche a me. No, perché quando ho ucciso te era dentro, l'ho visto. Era dentro? Sì, era dentro. Ti ha ucciso ed è corso fuori. Il mio cervello ha elaborato il piano, lo curo e poi penso al lupo, ma non ho avuto il tempo di metterlo in atto. Perché sono morto un istante dopo. Ma sei scemo? Ma te sei un coglione? Ma che paura! Porca troia. Non pensavo. Vaffanculo. Me lo ciulano! Ma dopo come sei storto tu, mamma! Anche tu, che paura! Potete fare fuoco amico? Ma non lo voglio scoprire. Te sei un coglione! E adesso non mi posso curare qui! No! Dai che così camminiamo in due! Adesso impari! Oh no, era per provare! Infatti, abbiamo provato! Grazie Marco per i 43 mesi! Spostati che mi dice give! Te. Ok. Va. Andiamo, che facciamo? Sì. Con calma, andiamo. Meno male che la prossima casa ne ha due di lettini per terra. Sì, comunque con un colpo già hurt. Vabbè che è un colpo di pistola, allora, effettivamente, ci sta. Anche i nemici, il primo colpo sei ferito, il secondo muori. Il problema è che i nemici fanno due colpi a raffica. Fa tr e sei morto. Sono i nemici del Elden Ring che spammano. Sì, però qua non ti fa vedere neanche l'animazione. No. Zero. Drake, buonasera, che dire? 100 euro in più in bolletta della corrente, 260 in tutto. Pensa, è bassa rispetto alla mia. E mi sono arrivati... tutto elettrico. Eh sì. Dopo i 437 mi è arrivata una da 340, mi pare. Più la benzina, forse... la follia in questo momento. Forse ci va, tra virgolette, di culo perché non abbiamo il gas. Sì. Sì, il gas credo che sia la roba peggiore in questo momento. Loki, non lo voglio scoprire, l'ultima parola è famosa quando siete belli, grazie. Grazie anche a Antonio per i 2 mesi e Luke Fair per i 20. Sono troppi? No. Il piatto solare lo sto sfruttando, sì, però la sera comunque consumo, ragazzi. La cena, quando cucino la cena, quando parte il riscaldamento la mattina presto, e lì... Il computer, gli schermi, la televisione. Cioè tutta la roba accesa, adesso sta consumando. Vicino si è fatto mettere su la batteria e adesso valuto, magari per l'anno nuovo anch'io lo faccio. Quanto costa una batteria di 8.000 euro? Bastianic, tutto è economica, eh? Madonna, sì, perché di solito parte da una base di 11. Lui non fatto si un può buon dormire prezzo. In questa casa? Sì, come no, qua. No, non si può. Bastardo. Porca di merda. Puttana. E 8.000 euro.
E mi diceva però che ha annullato completamente l'utilizzo del fotovoltaico, cioè scusami, della corrente. Perché usa solo il fotovoltaico, tipo di notte accumula, cosa fa? Esattamente, cioè di notte no, di giorno accumula, no, di notte okay. Utilizza l'accumulato. Posso salire qua? Ci ho provato o no? Brava. Niente. E lì è buono, però significa spendere... Boh. Grazie Thanos per il ride! Sono tripla A o doppia A? No, sono... è una... però torcia, di quelle grossissime. Di quelle quadrate. Con i due... i cavi della macchina e sì. La televisione, quello che vuoi. Andiamo? Che stiamo facendo? Volevo aspettare il cibo, aspetta, arrivo. Ah, scusami, ecco cos'era. Ok, andiamo. Perfetto. Flex, 62, mancano solo 7 mesi, è un numero simpatico. Un saluto a lei, sempre simpaticissimo e bellissimo. Signor Musa, grazie mille. Dove? Di qua? Di nuovo, grazie. Aspetta, non mi ricordo. Non mi ricordo. E mi pare di è quella qua. Sinistra, sì, sì, di qua, di qua. Vai. E mi ha detto, il fatto che lui non svuoti la batteria e la ricarichi in questo periodo dell'anno, cioè, è eccezionale. Poi, per carità, è vero che non siamo a dicembre-gennaio, che sono magari i mesi un po' più coperti. Però già a metà febbraio, a inizio febbraio, cioè fa ancora freddo. È vero. Se lui riesce comunque a ricaricarsi la batteria e a usarla tutta la notte, è tanta roba. Ha annullato completamente l'utilizzo della corrente elettrica. Siamo a marzo, avete ragione, non a febbraio. Sì, anche abbastanza inoltrato. Scusami, stavo finendo il discorso. Scusate, siamo a marzo. Il Tose, sono 4 mesi con i 44 gatti, ma meno 40, grazie. 8.000 euro non sono pochi. Poi dopo ce li rifai. Cioè dire che se ti fai un prestito e poi dopo paghi quegli 8.000 euro un tot al mese, è come se pagassi le bollette per i primi 2 anni. Sì. Viste le bollette che mi stanno arrivando. Se sono i pannelli solari per l'acqua calda, non... no, no, sono per l'acqua calda i pannelli solari. Cioè, fanno tutto. Io ho riscaldamento con... non posso, devo usare... all'altro vicino. Io per avere l'acqua calda uso la pompa di calore che va a elettricità. Euro non sono pochi, ma con le tue bollette non te li rifai in 10 anni come qualche tempo fa. Fai prima. Hai provato a usare le magie? Domani banno, domani banno. Elden Ring, che succede? La gente dà consigli non richiesti. Lo so. Sempre. Io sono forza, quasi full forza, e la gente stamattina mi diceva, ma perché non usi le magie? Buonanotte. Oppure, ma usa un'altra arma. Va bene, gioca tu. Karim, ci sono delle munizioni qua. Ma porca puttana. Ma dai. Mi sembrava se ci fosse solo un mitra, infatti. Game changer. Tu l'hai preso il coso? Ho preso tutto. Medikit, allora andiamo, dai, diamoci una mossa. Guarda, mangio anche per sicurezza. Vieni. Destra o sinistra era? Era della sinistra, vai, vai. Scusa, destra della casa. Dico di qua. Sì, sì, io faccio l'acqua calda con la pompa di calore. Lupo, dritto. Dove? Catroia, oh. Quanto sono duri? 5.000 colpi. Sono? No, sto guardando in giro, se sa mai. Ma più che altro loro sono veramente troppo duri. Sì. Domani si va coi kick. Un po' mi dispiace perché in realtà se mi perdo qualcosa la chat è sempre essenziale, però cazzo.
Infatti una live di Elden Ring vorrei farla adesso che è un po' calato, no, però è uscito. Però non so cosa fare, cioè devo solo andare avanti io, quindi... dritti, giusto dopo dobbiamo fare le cose. E io ci voglio registrare un video. Come ho fatto ai tempi con Sekiro e... Dark Souls 3 non mi ricordo, ho fatto la serie forse Dark Souls 3. Non mi ricordo. È l'ultima serie... Sekiro invece l'ho giocato tutto in live, più qualcosina l'ho fatto in video. E visto che i Souls per me sono i giochi che mi rendono super creativo, mi diverto un casino a registrarli perché ti danno la libertà di fare il cazzo che ti pare, voglio farci almeno un video. Sì, è vero. Dark Souls 3 è la serie con i salvataggi persi. È vero che l'avevo fatto tutto in live e poi l'avevo rigiocato. I Souls sono una manna anche proprio per i content creator, perché no, ha pochi dialoghi e te li devi cercare, tra l'altro. Se non vuoi registrare dei dialoghi, puoi non registrare dei dialoghi. Cioè, ma esatto, ti fai tu una mini avventura per i fatti tuoi. Esatto. No? E poi vista quanta roba c'è da fare con Elden Ring, figurati. No, infatti adesso devo trovare qualcosina di carino da fare. E via. Hai preso le munizioni? Yes. Te ne ho lasciate un po' di più perché prima ne ho presa una in più di scatola. Ok. E vamos a bailar. Andiamo? Dai. Basta con sta torcia. Non mi sono ancora informato per l'eventuale smaltimento dei pannelli solari. Anzi, devo chiamarli per fare diverse cose. Di là? Ok. Di là, sì. Diverse cose anche per la casa, che non è proprio... Il garage ha delle infiltrazioni, quindi... C'è sempre una, che rottura di coglioni. Grazie, anche io mesi. Hanno iniziato i problemi alla casa. Ci sono delle porte che si incastrano, strisciano sul pavimento adesso. E vabbè, ma quello è una cazzata da risolvere, sai? Sì, perché sì, è venuto infatti, a sistemarlo. Sì, sì. Avanti lui adesso. Mi becco il jumpscare. Okay. Oh no, adesso ho il cuore che mi batte, è finito. Ok, grazie a Dio. Ah, io non ce l'ho. Grazie a Dio. Io non ce l'ho. Presa, si va. Vai, vai. Ah, come godo. A me è finito subito, grazie a Dio, però. Che era quello? Ero troppo vicino io? Boh. Quindi sono dentro posto con le infiltrazioni? Sì, Diego. E adesso il mio vicino hanno messo tutta un'armatura. E gliela faremo mettere anche da noi. Che rottura di cazzo, però, perché devi rompere le palle a chi ha fatto i lavori. Lupo! Che culo che l'ho visto, voilà. Sì. Boom. Controlla se puoi sparare. L'ho fatto, l'ho fatto. Sì, ormai ho fatto l'occhio, sono diventato la preda. Sì, io non vedo niente, non vedo. Appena vedo un'ombra che ha quattro zampe, subito. Eccolo là davanti, sto giro l'ho visto io. Lì. È molto lontano, però non l'acchiappano proprio i colpi. Mi è andato. Occhio! No, due! Chi è? Perché sono urtato? Ricarico veloce! Porca puttana, perché sono urtato? Grazie a Dio, grazie a Dio. Ma perché? Tirami su. E arrivo. La indovino con una. Ciao Al, grazie. Ciao, al lupo Al. Lascia perdere, guarda. Mamma, perché che sono urtato? Se vuoi ti sparo un colpo e tiro su. No, mi ammazzi no, così poi. Hai ragione. Ma non ha senso. No, no, io non gli ho sparato. Mi sono girato no, e non dritto. Sono morto. Anche perché il bastardo mi ha gankato di lato.
L'ho visto, eh? L'ho visto, l'ho visto. Infatti, ho visto tutta la scena, ho provato a difenderti, ma... Più che altro non ho capito perché io mi sono preso danno. E i colpi sono importanti. Secondo me si allarga un pelo. Il lupo per terra lontano, ma in realtà ha attaccato te. No, no, perché Karim l'ha visto. A me è arrivato addosso per uccidermi. Esatto, quindi abbiamo visto la stessa cosa. O condividiamo la vita, non lo so. Non ti immagini. C'era cibo qua? Dove? In questa casa. Eh no, questa è la casa di Jack, eh? Quindi sì, andiamo, direttamente, no, andiamo direttamente nella baitina. Però dovremmo... Ok. E lì c'era il fuoco, dormire, almeno. Ok. Non so se si può dormire, però... Chiudiamo la porta e stiamo attenti che qua entrano. Vaffanculo però, eh. Taccia. Non c'è la porta. D'accordo. Non c'è la porta. Non c'è re. Chi è? È il signore. C'è un foglietto di carta. Ma io non posso dormire nel letto per riposarmi? No, solo nel merda, scusa. Prenditi il medikit. Sì, era. E andiamo in casa allora rapidi. Sì, però non c'era rest in casa, sì. Vai. Ci sono dei pezzi rotti di carta, non lo so. Che tra l'altro, a sto punto, se noi dobbiamo prendere il fuel, mi sa che non conviene andare a prendere la chiave al cimitero prima. Conviene andare a nord della mappa. Ah, aspetta, c'è il jumpscare, vado. Ok. Dimmi che c'è un cazzo di letto. Il letto di là c'era, però. Ma puttana, che paura, ok. Ci sono. Posto, me lo ricordavo. Urla sto cazzo. Io potrei dormire ovunque qua. Non vedo perché non posso. Perché non c'è il tappeto, gatto. Ho capito. Beh, a parte il fatto che è pieno di tappeti. Di sopra si può restare? No. E dove cazzo dobbiamo... Noi siamo alla casa di Jack. Quindi dobbiamo andare ancora più a nord? Sì. Ma perché? Sì, andiamo. Guarda, andiamoci subito. Quindi lo finite. Sì, se non... E loro erano in tre, gatto, a sparare. Qui in due. No, è buio. Cosa facciamo? Aspettiamo? Vuoi provare a proprio stare fermo, dici? Secondo me sì, il tempo passa, eh. Ma io non vedo un cazzo, mamma Appunto, mia. Appunto, è per quello che non voglio andare fuori. E non so quanto tempo bisogna aspettare. Perché sicuro moriamo se andiamo così. C'è la cantina, dicono. Dove? Boh. Qui? O dentro di là? Non puoi usare il medikit? No! Andiamo nella porta quella spaventosa. Magari erano lì i letti. Ok, lì. Dov'era la stanza? Ah, qui. Vado io, che c'è il jumpscare. Io mi sono incastrato. Qua. Come? Sì, ok, ci sono. Ok. No, non c'è niente. Sti lupi. Che cazzo. Vacca. Decidi tu. Cioè, l'unica è andare in mezzo al buio. Ma andiamo in mezzo al buio, moriamo, io te lo dico. Non possiamo correre. No, decidi tu, guarda, per me va bene. Proviamo ad aspettare un attimo. Vai. Vediamo se diventa giorno. Speriamo. Sono fighe le luci, vero? È molto bello l'effetto che si sta creando. Peccato che voglia uccidermi in questo gioco. Così con questi rumori. E tortino al cioccolato nel frattempo per 26 mesi. Ora mettere lupi in casa? No, per carità, già l'hanno fatto prima, sti bastardi. Ma mi pare impossibile che non ci sia neanche una cura qui. Ma non c'è proprio niente in questa casa, se noti. Non c'è cibo, non ci sono munizioni, non c'è nulla. Torno, segna. Ma ho aperto la porta da qui? Sì. Porta è aperta, quella d'ingresso. Ho aperto la porta da... Sì, l'ho aperta da qua, guarda, dal bagno. Sì. Sì. Santo cielo. I lupi sono come raptor, aprono le porte, guarda. Il mio, sì, purtroppo. Sono fastidiosissimi. Grazie a Cacco a spruzzo per la sub. Io non so se ci possiamo curare l'un l'altro. Proviamo, gatto. Posso farti give? Ti do il medikit. Ah no, posso solo dare la roba, niente. Ti ho dato il medikit. Ma io già ce l'avevo. Infatti, è vero.
Madonna, ho detto mo l'ha perso. Mamma mia, no, però adesso stiamo, abbiamo freddo. E io sto perdendo caldo, quindi conviene tornare di là, all'altra stanza. Cazzo, dove si esce? Boh. No, credo sia ambientale il suono del lupo, eh. Sì, lo è. Madonna, ma non è buio. Che questa paura. Manco rasta. Era così buio. Ok. Ma è veramente impossibile. Take some rest. Come fa? C'è il letto, non me lo fa fare. Che fastidio sta cosa. Ovviamente è una cazzata questa. Mi fa veramente girare il cazzo. Perché qua potrei. Perché non c'è la porta, ho capito. Però... fanculo. Devo anche mangiare. Mannaggia. Sì, mi ha fatto cacare il ramo. E poi questa torcia non fa luce, no? Hai notato il mirino? Cioè, non è zoom. Cioè, semplicemente ti metti. No, no, lo mette l'arma sopra, sì. Qua ci sono dei pezzettini di roba. Ci si può chinare, volendo. Sì, però non ci si può riposare chinandosi. Non si può aprire qua lo sgabellino. E che facciamo? Andiamo avanti? Proviamo. Dai. Dobbiamo veramente essere scaltri a sparare. Ma io non vedo un cazzo. E vedo adesso, rosso. Seguendo la strada, bisogna andare a destra o a sinistra? A destra. Questa è l'unica roba che so, sì, perché ho visto destra, la mappa. Bravo, bravo, sì. Sì, però... sì, sì. Queste condizioni. Ah, tu guarda avanti o guardi indietro? Aspetta, fermati. Fermati. Ok. 3, 2, 1, vai. Sì, ma non vedo un cazzo, è uguale. Io cammino perché all'indietro. Tra il rosso. Sì, sì, certo, però tra il rosso e il coso. Mamma mia. Che cazzo. Drammatico. Arriva! Sei vivo? Sì, mi chiama all'istante, t'ha ucciso, sì. Eccoti qua. E che gli ho sparato, non so se hai visto. Un colpo! Sì, perché... sì, ma poi fanno rumore. No, adesso da verso vicino. Dove dobbiamo andare? No, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Ok. Cioè, mi... Eccolo! Sto cercando, cazzo! La cazzo! Mia... Sono morto, mi perché? Ha, mi ha cambiato da... Io sono morto. Mi ha cambiato da... quando allora, il tasto per cambiare da automatico a semi-automatico è la F, che me l'ha premuta quando io ho cercato di tirarti su. E quindi io ho sparato un singolo colpo, ma ho shottato. Ok, e perché io sono morto? Non ti ha colpito? No. E allora non te lo so dire. Tu sei caduto a terra e sono morto anch'io. Perfetto. Perfetto. Mi sa che c'è qualche bug che ti duplica la vita, la stessa vita. Cioè, anche prima, ho preso danno io, hai preso danno tu. Aspetta, chiedo magari a Moro se ci può dare manforte per una prova. Sì, cioè... almeno aiutarci, che ne so. Madonna, che spazzatura. C'aveva ragione Lino, che ha detto, lo finite, però fa schifo al cazzo. Porca c'ha troia, ragione. Se sì. Vediamo che dice Lorenzo. Lo finirete in serata? Lino mi ha detto lo finite 2-3 volte. Allora, perché effettivamente sembra molto corto. Sono 3 zone della mappa da visitare. Però noi moriamo, il problema è quello. Anche Sifu si può finire chiamami. In 20 minuti. Però ci ho messo 10 ore per finire. Ma che cazzo... Aspetta, che andiamo da Moro. Eccomi. Eccolo. Eccoci. È andata bene che non l'ho disinstallato, guarda. Ma che culo, ma soprattutto, ma voi come avete fatto a finirlo un botto di volte? No, abbiamo finito una volta, l'abbiamo finito, che un botto di... Ma lì non mi ha detto tranquillo, finisci facile in una serata. Ah beh, perché non due mezz'oretta lo finisci. Eh sì, perché moriamo, gatto, è per quello. Sì. Sì, sì, cazzo. Va bene. E dagli la password che inizio la partita intanto. Sì, te la scrivo. Te la metto qui o su Telegram?
Ma dimmi la voce, tanto che cazzo... Veramente i server c'erano prima, quando volevo unirmi. Per davvero? Sì, sì. Non letto. Vedi, cioè anche adesso c'è. L'abbiamo fatto l'altra volta, non c'era niente. Non c'era. Ma perché adesso è famoso. Sì, sicuramente. Eccolo, c'è un gioco coop che ha la trama, figurati. Ma voi avete avuto problemi di shot? De che? I lupi ci shottano noi. No. Come no? Fanno molto male, cioè no, no. Due o tre colpi. Ci sì, shottano due, tre. Noi. Vabbè, noi non li facevamo arrivare. Ma non li vedi a parte quelli frontali, di lato li senti, ti giri e sei morto. Questo noi ma sono tre lupi in tutto, basta che sei... Ma che cazzo dici? Ma che gioco hai giocato? Allora, tu? Ci sono tre lupi in tutto, più uno spawn dove sono tipo in 5 o 6 tutti ammassati in un unico lupo. Prova a sparare. Non so, noi è capitato così, ragazzi. Come? Adesso vediamo. Il gioco rotto, e grazie al cazzo che l'hanno finito. Cazzo, magari in tre si bugga tutto, ti immagini? Per sì, ma è per quello. Adesso vediamo. Aspetta, che mi deve raccontare la storia di come la mia vita è cambiata. Sotto sopra capovolta sia finita. Bravo. Grazie. No, la sensibilità. Che sei scemo? Così, per mettermi sull'allerta. Guidaci tu, allora. Occhio che c'è Jack dentro, cocciarvi. Che adesso ti fa il jumpscare. Stai attento, Moro. E cosa può farmi di jumpscare? Allora, aspetta. Avete già fatto questa cosa? Aspettate un attimo, Dio mio, guarda che c'è già i trucchetti ci sono. Guarda i trucchetti, sì. Vabbè. No, era così. Dovresti andarti prima? Certo. Allora, qui, vabbè, avete già ciulato tutto. Andiamo. Sì, ho preso io. No, aspetta che ci scaldiamo. Vabbè, non serve a niente. Mi scaldavo dopo. Dopo. E almeno mi cucino anche la bistecchina, qua. Il problema di questo gioco è la luce, in realtà. E basta. Quello. Poi di notte aspettiamo. Ci mettiamo dentro una casa, aspettiamo. Vedi che gliel'avevo detto a lui. Farlo. Solo che è un terno all'otto capire se poi effettivamente torna al giorno o no. Sì. No, che ci vogliono 6-7 ore IRL. Ma non mi scaldo, chiudo la porta. C'è corrente, c'è effettivamente. Ah, no, mi si è buggato come lì, non mi si è buggato. No, ti prego. Nel senso... No, però io lo vedo... Sono giallo. Aspetta. Ti dice... Ecco, verde, sono verde. Scaldato. Ok, si va? Pronto, sopra, avete preso da mangiare. Il cibo, spostati. Io ce l'ho, scusami. No, è che ancora sta cucinando, mi sa. Sta ancora cucinando. Vai, che viene bene, viene. Ecco qua. Fai bollire bene, posso andare. Allora, dobbiamo andare prima al cimitero. Sì, già fatto. Sì. No, adesso già fatto, non penso, senso... prima. Sì, esatto. Sì, sì, però siamo esperti di quello che bisogna fare. Poi è farlo. Bene. Che noi, infatti, noi non è che non capiamo cosa fare, è che ci sciottano. Ma proprio ci sciottano. Adesso vediamo come fare, vediamo. Cazzo. Non ho la mappa. La mappa si trova dopo. Avanti. Sì. Dopo. L'ho sempre presa Karim, tra l'altro. Vedi queste meccaniche di gameplay interessanti. Come The Ring. Devo trovare la mappa. Sì, questi hanno fatto una mappa gigantesca, ma c'è un singolo sentiero da seguire. No, due. È il cimitero da una parte, ma poi... E nella mappa manca tutto, tra l'altro. Ci sono scritte tre cose in grosso. Sì. Allora, questa qui adesso è la casa quella buia come la... Boh. Ma tutte lì... Tutte ma questa, tutte. Questa c'ha la musica, troppo. C'ha il dramma, vabbè, senti. Sì, qua arriva il dramma. Vai all'inizio. Accendo il fire. Ok, qua c'è il fucile, aspetta, fammelo prendere. C'è anche il cibo, mangiate, prendete. Anche i colpi di pistol. Il C4 qui che è il kit medico. Kit medico, mangio per sicurezza. C'è un cibo in più? Non importa, andiamo gatto, andiamo. Vai, si va. Senti che fretta che c'ha. Speedrun. Ma gatto, come lo vuoi finire questo gioco? Manca mezz'ora effettivamente. Ha detto in mezz'ora si fa, l'ha detto lui. Se giochi così, sì. Si è preso pure il fucile, voglio dire, sarà uno oculato. È il pro. Sì. Un sacco culato proprio. Aglio. Provate a tagliare dal bosco. No, ma che sei pazzo? Moro già è alto. Parlami, Moro. Parlo, ma secondo me c'è una parete invisibile nel bosco. Ci avete mai provato? No, ma che si scemo. Ma perché nessuno, neanche lo sviluppatore ci ha provato. Non è una buona idea. No.
Ci sta che comunque dopo aver fatto 40 simulatori di cibo abbia fatto un survival horror. Ci sta? Se lo dici tu. Altro, questa non sembrava una persona, quel sacco. Sì, tutto rincagnato, sì. Allora, qui c'è un altro fucile, la mappa. Lo prendo io. Prendo un cibo. Aspetta che io ti abbasso. Tra l'altro avete visto che si può fare questa cosa qui, guarda, prendi la rincorsa. Sì, ma... sì. Moro, guarda che questo gioco non ha segreti per noi. È il problema è che ci sciottano. Guardalo, sotto la sedia. Io sono l'unico senza un'arma, comunque, mi dovete difendere, mi raccomando. Puoi farlo anche in salto. Puoi farlo in salto? Sì. Un po' più però, di logica almeno. Se corri, vedi. Porca bestia, doppio. Vabbè, andiamo. Non dobbiamo perdere tempo. Ci vai, mancherebbe. Beccati anche che tu. Che mi viene da ridere. Sì. E anche il batticuore, che sinceramente l'ho già sentito troppo. Ecco, lupo. Davanti a noi. Ok, l'ho visto. No, va. Porca troia, in tre sì che vanno giù un po' più veloce, però non si avvicinano neanche. Che male. Beh, non che prima si fosse avvicinato, questo qui. Allora, fammi controllare la mappa. Chissà dove siamo, ma... boh. Siamo quasi al cimitero. No, ancora manca il divio. Sì, guarda, adesso al troviamo divio ci dovrebbero essere due lupi. Ci dovrebbero essere. Come no, non è vero. A volte non ce n'è neanche uno. Almeno uno ci dovrebbe essere. No, a volte al ritorno lo becchiamo. Ma pare che è un roguelike, Sì. Ma non è vero. Non è vero. Li vedi? Allora, lupi, dove sono? Ma sto esperto cacciatore di sto cazzo. Questa neve negli occhi perforante, però porca mia. Eccolo! Lupo! Ok. Sei urtato? Sì. Vabbè, ti inculi. Finché non troviamo... E non ci sono letti dove dormire qua, purtroppo. Mi ho notato. Ti spingo un po'? Sì, andate avanti voi, non mi preoccupate. Io c'ho la pistola, dove vado? Che non posso neanche mirare, tra l'altro. Gatto, il lupo è arrivato, ma non mi ha mica shottato, È vero. Io non vorrei mo che... Ah, c'è da dire che l'abbiamo crivellato in tre. No, quindi lui mi ha colpito e per un po' è rimasto su di me e non mi ha fatto poi più niente. Mi ha colpito una volta e mai più. Non è vero, dai. C'era del resto qua, chissà. Pare di sì che ci fosse qua del resto. Ma allora quanto lontano sono? Sì, c'è del resto. Qua è dove si può finire sotto la TV con un bel così. Accendi il falò. Qua sopra ci sono tre fucili comunque. Sì, lo so. Lasciami uno per piacere. Ce l'ho già io. Te lo lascio sì. Anche i colpi però, bastardo. Che ho visto che hai svuotato anche tutta prima. Non ho preso un colpo io. Non ci sono stato io. Vedi, bastardo. Faccio di culo. Gatto, chi arriva ultimo è pirla, Andiamo. No, deve restare. Fallo arrestare. Resta. Ma quanto cibo qua, fammelo mangiare. Tutto, lo mangio tutto. No, tutto no, cretino. Cretino, no, non tutto. Tutto. Cretino. Riposa bene. Lo vedo proprio sereno, con questi occhi sbarrati. Ma c'è ancora del cibo qua, sono pieno. Prendo della legna io. Ok. No. Ecco qua. Allora, vediamo se ce la facciamo. In caso torniamo per la notte, torniamo in quella casa lì. No, cioè noi ce l'abbiamo fatta senza problemi ad arrivare fino ad oltre il bivio. Ok, il cimitero è qua, bisogna prendere solo... Grazie Albidor. Ricordo cosa bisogna prendere al cimitero. La chiave. Vai avanti tu che mi viene da ridere. Perché? Perché c'è un jumpscare che gli batte il cuore. Dopo la prima volta. Faccio io. No, mi batte il cuore nelle orecchie, proprio si bugga. Si bugga e non riesco più. Eccolo. È rilassante il batte il cuore. No, è rimasto. Vado io, state lì. Porca è rimasto? Puttana. A me sì. No, sai? Che cazzo di culo. Sì, è rimasto. A posto, ho preso la chiave. È rimasto che a te. Tutte e due. Mi sento più vivo, mi sento, va bene così. La chiave.
Quindi dobbiamo tornare indietro alla casa adesso, quella di Jake. No, la casa di Jake non si può fare niente. Serve per la chiave di Jake? No, serve per... cioè, alla casa di Jake serve la benzina per attivare il generatore, esatto, per aprire la porta. Sì, però la chiave serve per entrare a casa di Jake, comunque. Ah, sì? Sì. Veramente? Ma non ce l'ha detto il gioco, scusami. No, perché infatti, siete andati sempre sicuro? Prima qui, siete andati voi. Ma non te lo dice, hai usato la chiave di Jake? No, esatto, no, non ti dice che l'hai usato. Vabbè, la usi, non è che c'è bisogno lo di lo dà per scontato, va bene. Certo. Ma che cazzo. Ecco, mi batte forte il cuore. Morto. Paura. No, che no, cazzo di paura. No, è successo qualcosa. Secondo me se giochi in tre si tipo triplica la tua sono vita. Non è possibile. Sono urte perché... E se arriva la notte adesso è un casino, eh. No, non arriva, vai tranquillo. Prima Karim moriva con un colpo. Ma con e un io colpo, morivo guardandolo. Io morivo perché vedevo morire Karim. Hanno sbagliato a tutto il contrario, hanno fatto. Cioè, in più 6 più la difficoltà si abbassa. Ecco. Troppo forte. C'è un altro dietro, sì. Oh no. Spari! Fatto da Dio! No, ma non è possibile. Aspetta, c'è qualcosa che lento. Non va. C'è qualcosa che non va che in 3 non c'è in 2. Cioè... Ma è diventata una stronzata. E anche perché Moro non stava sparando ai due, quindi... Cioè, non è il fatto che spariamo di più, è proprio che fanno meno danno i lupi. No, no, esatto. Cioè, in questa situazione prima saremmo morti, fine. Oh, tranquillamente. Perché comunque sì. Mi ha morso ed è rimasto lì. Ah, no, aspetta, mi sa che conviene tornare alla casa, perché qua non ci sono posti dove ragione, dormire. Hai ragione, è vero. No. È vero. Ma la casa di Jake... No, la casa di Jake è inculata. Non ci sono posti dove dormire. Non ci sono posti dove dormire, ma io sono tutto lento. Siamo tutti lenti, a parte che ne guarda come sgargiullo. No, ma la casa a sinistra era più vicina. A sinistra, spero. Sì. Era prima del bivio, no? Grazie, sì, vicina qua? Per i 3 mesi. A sinistra, sì. Pensa a te. Se giochi da solo non puoi uscire guardandoti. Ma non ci credo, scusa, dai, com'è possibile che sbagliato questa cosa? Recuperati, giuro, sicuro hanno fatto delle clip. Prima, appena vedevi il lupo vicino a te, eri morto. Anzi, io non lo vedevo neanche il lupo. Esatto, Gatto, ogni tanto eravamo molto divisi, io morivo e Gatto prendeva danno. Ma non solo, tu muori senza vedere il lupo. Cioè, tu muori e basta. Vedo la finestra. Vedo la casa, anche io, solo quella. Sì, vedo la finestra, anch'io. Take down con i lupi. Sì. Madonna, ma veramente. Sai cosa mi dispiace aver droppato come gioco? Rainbow Six Extraction. Mi stava piacendo da morire. Anche quel a gioco me. Lì. Era molto carino. Si possono rivendere tra di noi una volta finito Elden Ring fra 2 mesi, 3 mesi. 4, 5, 6. Ma non solo, anche quello della mummia. Mi ha divertito. Horizon, magari. Cos'è quello della mummia? Horizon, anche. E quello della mummia è il Phasmolike che abbiamo giocato da te. Ah! Sì, guarda che bello, bello. È anche per VR. Nelle tombe egizie. Molto figo. Però bello per davvero perché ci siamo proprio divertiti. Abbiamo visto il mostro, abbiamo fatto tutto. Ok. Mi piace che siamo autoconvinti che saltando andiamo più veloce. Cioè, visto che lo facciamo tutti e due. Non c'è e sembra funzionare, ma non è vero. È che sta arrivando la notte e diventa completamente buio anche con la lampadina a 0 watt che abbiamo addosso. Capito, cioè abbiamo veramente 0,1 lumen. Sì. Intanto metto a uccidere questo, dai, e mi resto. Gatto? Chiudo la porta che c'ho una paura adesso. Ah sì, prima il lupo ci ha ucciso da attraverso il muro anche. Ah sì, succede, ma è normale. Okay. Sì, è normale. Ma è voluto, penso, una feature. Come foto di Dark Souls. Porca troia. Quindi... Ok, sto bene, ma mi batte il cuore, prego. Anche a me mi batte il cuore, ma meglio così. Dovrebbe dire che sto male, se no. Andiamo, il cibo l'ho messo lì a cucinare per scherzo. No, siamo così. Pazzi, no, no scherzo, è buonissimo.
Vabbè, fatto ma magari in 3 ce la facciamo, eh? Ma non si vede niente, non si vede. No, devi correre. Che è successo? No, dai, porca miseria. Beh, puoi fare anche così, puoi fare, eh? Puoi fare oh no! Oh merda, Karim! No, no, è la strega del mago di Oz! No! Ah, ok, a posto. Puoi fare anche così. Bellissimo questo! No, ti prego! Grazie per i due mesi. Ragazzi, io vado fuori. Lo so. Invece vieni, entra dentro, vedi cosa ti facciamo vedere noi, guardaci. No, è saltato e basta, Karim. È che... no, è... aspetta, È la danza russa. Ma non è ancora diventato buio, però. Secondo me se esci fuori diventa buio. No, è bellissimo. Sì, che dici? Ma è perché non siamo usciti prima? Perché mi sembrava arrivare la notte. Corri come i pazzi. Ha detto una stronzata, Morelli. Adesso ci inculiamo. Magari l'ha tolto il buio. Chi lo no, sa. L'abbiamo visto. Allora. Noi che siamo in tre. In tre l'hanno tolto. Lupo, adesso, davanti a noi. Eccolo, due, due, due. Non miro! Due. Non posso sparare. Non posso sparare. Ogni tanto gli si bugga, non so perché. Perché? Ma che c'è anche l'hitmarker. Cosa posso? Non posso sparare. Perché non puoi sparare? Non so. Adesso sì, a posto. Non avevi munizioni, hai ricaricato, t'ho visto. No, adesso ho ricaricato dopo che ho sparato. Ah, ok. No, è buio, ragazzi. Torniamo indietro. Torniamo indietro. È scomparsa la luce. La finestra. È scoppiato il sole. Sì. Ma non può diventare così buio. Abbiamo tre lotte. Siamo in Alaska. Adesso ci sono 30 giorni così. Ma la luna c'è in Alaska, però, dai. No, 30 giorni così. E infatti i vampiri proliferano, eh. È così che fanno. Vabbè che questi erano tre pescatori poveracci. Chissà che torce ci avevano. Io non ho capito questa trama, poi. No, mi fa male i piedi, eccolo. Fuori. Scusa, no, in realtà no. Voglio mettermi a sedere nel tavolino io. Ho le gambe di fuori, però. Baldwin, gatto di alla forza, Elisa, la mia ragazza, per continuare a giocare al The Ring mentre la guarda. Tanti auguri alla sua signora. Io volevo farmi un bidet. Quello che devi fare? Un bidet? Un bidet. Non so cosa vedere. So, hai un piede dentro la stufa, però. Gatto, tu stai cagando? Cosa stai facendo? Non mi ricordo tanto per sedersi. Ti puoi sedere solo vicino al forno. No, non è vero. Ma come? Puoi sederti dove vuoi? Vedi, Mordo, dove è seduto, scusa. No, ma io pensavo vicino alla stufa ti fa sedere, invece no. Come se servisse qualcosa, puoi sedersi vicino alla stufa, invece non serve a niente. È un po' di cameratismo, capito? Ah. Perché è una camera, giustamente. No, sono caduto. La sedia? Devo mirarvi perché sennò non mi vedo, purtroppo. Posso vedere se posso rompere una finestra? Non si rompe. Che bella idea, metti che entra il freddo poi. Vabbè, c'è la stufa, sappiamo. Serata come in baita, entra, esatto, diventa The Hateful Eight, così prendiamo sonno tutti. Una bella era dormitona. Una critica al film, lo ritieni palloso, mi pare di aver capito così. No, beh, l'ho comprato solo per guardarlo mentre dormo. Me lo metto lì e dormo io. È il tuo comfort movie? No, ne ho altri, però quello lì, ti giuro, ogni tanto me lo metto, nel giro di 20 minuti io sono stecchito duro. Perché? Ed è una lentezza all'inizio che è devastante. Io leggendo prendo sotto. Bellissimo, tra l'altro, da vedere. Adesso. Perché ci sono questi grandangoli. No, le piano sequenze della neve che sono bellissime. E io dormo. Woz, grazie per 14 mesi. Rinnovate per il treno. E invece, per dormire adesso, appunto, siccome vado a letto prestissimo. Tipo? Quindi perché mezzanotte. Beh. E solo che non c'ho sonnissimo a mezzanotte. Mm-hmm. Allora ma non leggi adesso? Leggo, solo che se leggo a letto mi addormento in 5 minuti netti. Esatto, esattamente. Proprio infatti lo uso per dopo la mattina dopo mi sveglio presto e posso rileggermi quello che ho letto la sera prima che non ci ho capito un cazzo. E ti riprendi sonno poi.
No, perché poi è non un lo faccio vizioso. Magari. No, in realtà se leggo la mattina, anche se sono nel letto, non mi riaddormento. Cazzo, io sì. Però lo faccio apposta, così la mattina posso giocare il The Ring, vedi? Vado bravo. A letto presto per quello la bravo, sera. Bravo. Così passa veloce il giorno e posso giocare il The Ring, se no che lo devo fare in live. Io la mattina appena suona la sveglia mi alzo subito, perché se niente mi giro è finita. E anch'io lo sto facendo, sai, soprattutto d'inverno quando è ancora un po' buio fuori. Mamma mia. Se spengo la sveglia e dico vabbè, tanto ho ancora un po' di tempo, mi sveglio dopo 40 minuti, dopo un'ora, quindi non mi sveglio il giorno dopo. No, io adesso salto il giorno. Ultimamente no. Ultimamente mi sveglio prima della sveglia ormai e non mi riaddormento. No, anche io. Però se mi sveglio in maniera naturale è un conto. Se si suona la sveglia. Che sono che metti. No, anche quella sveglia. Anche perché leggo, di solito tipo mi sveglio alle 9. La sveglia ce l'ho alle 9:15. Dico, ma che cazzo me lo fa fare di svegliarmi alle 9? Dormo questi 15 minuti. Poi mi sveglio normale. Cioè, li dormo però quei 15 minuti. No, a me sta troppo sul cazzo, non riesco. Io ho la sveglia. A me sta sul cazzo che ho messo la sveglia a quell'ora lì, voglio svegliarmi a quell'ora lì, quindi dico no. E io penso, per me, io faccio lo stesso ragionamento, ma al contrario, con un'ora. Tipo, io ho la sveglia alle 7 tutti i giorni. Se mi sveglio alle 6, non vado più a dormire. Cioè, dico, no, vabbè, allora, non sono svegliato. Se tanto si vede. Cioè, tipo, stamattina mi sono svegliato alle 8 e non sono più riuscito a mettermi a dormire. Cioè, se mi sveglio di tanto prima, vuol dire che il mio sonno l'ho fatto. Grazie, e Scrotos, per i 2 mesi. E non, il mio corpo non aveva più bisogno di dormire. Quindi, anche se ci provo, non ce la faccio a dormire. Io sopra i 40 minuti continuo a dormire, sotto mi alzo. Cioè, se mi sveglio e vedo le 6:30, mi tiro su. Dovrebbe farsi uno studio su questa cosa delle palle. Perché sicuramente è una stronzata tutto quello che stiamo dicendo, però. No, e vabbè, sono preferenze. Perché rimettermi a dormire per mezz'ora, no, mi sta sul cazzo. Sopra i 40 minuti lo accetto. Puttana di paura. Scusa, è ancora buio, raga, è ancora buio. Lo vedo, c'è una finestra mezz'ora. Ma non mi fido della finestra, scusami. Effettivamente è vero, devi uscire per vedere. E poi perché se sono seduto ho il collo bloccato, scusami. Ma guarda sta cosa che non puoi girare la telecamera, mi gira il cazzo. Ma poi nessuno che si è messo a sedere sulla poltrona comoda qui. Io ho letto alle 11, mi sveglio alle 7. E ogni tanto guardo nuovamente all'una, alle 2, mi sveglio alle 9. Alle 9 vado al centro commerciale io. Tutti i giorni. Alle 9 io sono in live. Tutti i giorni. Per capito? L'hai detto come fosse una bitlo. I negozi aprono alle 9 e sono vuoti. Quindi vado io. Ci sono io che tiro sulla serranda. Alle 9 sono già in live. Ladro. Da 10 minuti anche. Perché deve rubare? Scusa. È aperto. Hai capito? Se va lui e tira sulla serranda, ma che cazzo è? Non lo fare. Ma insieme al proprietario, non prima. Che c'ho la aiuti. Tu compri nuovi iPhone, ragazzo. Per tutti. Accendo il fuoco. Bravo, bravo. E poi dopo anche Sif si è preso la brutta abitudine di venire su alle 6 o alle 5 e svegliarci. E gli ho fatto ben capire che adesso deve starsene tranquillo. Infatti l'altro giorno ho detto no e si è messo a dormire ai piedi del letto. Cane di merda. A volte se l'hai pure le 8:15. Sì, perché io mi sveglio alle 7:10, dipende. Perché la sveglia alle 7:10 mi sveglio anche prima. Mi preparo la live, vado giù, mi alleno, metto a scaldare le brioche, faccio colazione, cacca, doccia se serve e poi sono pronto. Però se sono pronto prima, parto in live prima. No, Sif non dorme con noi in camera, dorme per terra davanti alla porta. È sicuro che possa far paraspifferi? Mi pare di sì, adesso mi fa venire il dubbio, però. Come mi pare di sì? Scusami. No, scusami, no, non può essere. Ma vedrai che poi un attimo. Cacca tutte le mattine, sì, anche dopo tutte le cene. Anche io, pensa. Io ogni tanto stavo anche 2 giorni senza. Ma tu sei un problema che ogni volta ti viene, no. Cioè fai i borbottii di pancia. Poi vado in bagno e spacco la ceramica, però madonna. Sì, non è che vada bene come cosa.
Vabbè, ogni tanto non c'ho lo stimolo, non è che posso andare a... per forza. Devi prenderti qualcosa per regolare, mangiati lo yogurt, mi fa male. Col bifidus. Non mi fa male. Vabbè, ma magari avanzando con l'età, guarda che sei vecchio, Ma allora, mi desse fastidio, allora andrei dal medico, ma non mi dà fastidio, semplicemente ogni tanto... Ma guarda che conoscevo di più. Quando non sono in casa, semplicemente, quando sono in casa sono proprio regolarissimo. Quando sono magari, no, sei in vacanza, robe così, non sei in casa, allora... Vabbè, tu perdi dal culo, gatto, quello è diverso. Io nel tempo ho imparato a cacare, se mi scappa non me la tengo. Cioè, ovviamente, c'è modo e modo, se sono a teatro non è che... Corro e vado a cercare un bagno. Con le mani dietro, correndo tutto goffo. Quando facevamo le fiere proprio in firma, no, in firma copie, le foto e tutte quelle cose lì, e io stavo... Grazie a te, ho per i 13 tipo mesi. 15 ore senza andare in bagno proprio, neanche la pipì. Ecco. Mi ricordo benissimo. E lì che facevi le foto con la gente col culo strettissimo, tutto duro, però. No, rosso in faccia. Ti distratto, non hai lo stimolo, capito? Oh, grandi ragazzi, video. Controllate tutte le foto che avete con Karim. Vedete quando se la faccia. Ti rilassi, quando ti rilassi, decolli. Però. Io, Toby, sei un grande, ti seguo sempre. Secondo me. Grazie, ragazzi. Io c'ho tutte le foto con i fan dove sono piegato a metà. Mi tengo la pancia. Io cago ovunque, vabbè. No, ma che scherzi, no. True Epicness, 23 mesoni di tormenta. Come si sta? Tutto bene, grazie. Di defecare. Io sì, io appunto ho deciso che non me la tengo. A meno che proprio non ci sia il bagno peggiore della storia. Tipo tutti gli autogrill. Ma io infatti ho in macchina le salviettine umide e carta igienica. Sempre in tasca, così non posso. Tu entri nell'autogrill con in mano la salviettina umida e la carta igienica. Ma dov'è il bagno? No, le salviettine umide che fanno da carta igienica. Che cazzo hai capito? No, io ho capito. Tu hai detto le salviettine umide uniche. Le salviettine umide e la carta igienica. No, salviettine umide e carta igienica. Sì, no, offesa che non ha detto neanche articoli. Ha detto le salviettine umide e carta igienica. Ah, ok. Ho detto questo. Sono quelle che puoi anche buttare nel rotolone. E poi usciva con il pezzo di carta igienica appiccicato alla scarpa. Non la mia, però. No, che c'era lì. Ragazzi, si manda mica. Sei poi, sicuro? Perché hai sei fucili tu addosso, Karim? Come sei? Io vedo che hai due fucili. Hai. Allora, devo mangiare. Niente. Andiamo, ragazzi. Pensate che mi ricordo il giorno che è uscito. Andiamo. Diventa giorno, ragazzi. Pensa a te. Uscire dalla tutto bike, è giorno. Dobbiamo uscire. No, non è vero. No, sta diventando giorno quasi adesso. Sicuro. Quando è uscito il NES della Lego, io sono andato al centro commerciale e niente, ho fatto la cacca lì perché mi scappava, perché era il mio orario. L'ho fatta lì. Il problema è che non avevo le salviettine umide, quelle solite, appunto, che fanno da carta igienica e igienizzano. Ecco, vedi. Tuttavia, come si parla, aspetta, era periodo Covid. Ora l'ho capito. Quindi avevo le salviettine igienizzanti. Quelle per igienizzare proprio. No, ti sei confuso, ti sei bruciato il culo? No, non è che mi sono confuso, quello c'era e l'ho usato. Prenditi anche i vedo chiaro, le salviette per gli occhiali. Gli occhiali. No, allora, il culo l'ho igienizzato, ha bruciato, però l'ho igienizzato. Un lupo! È un cavallo. Io vedo un po' morti, vedo. Marker, però non si muove. Io lo vedo. È un cavallo. No, sono quei due morti di prima che non sono. Eh sì, sono. Che sì, non sì, guarda. Schinniamoli, va. Mi ha dato. Mi ha dato hitmarker a no, me. Non si... anche a me dava hitmarker. Forse se spari il cadavere, comunque. Beh, dobbiamo andare qui a destra. Ah, sì, sì, di là dobbiamo andare. Superiamo si la muove, casa respira, di Jack, ragazzi. Lo vedo. Allora, eccolo, questo è vivo, però. Non ne vedo niente. Ho finito le munizioni. Vale, che scivola. Lo schifo, Superiamo la casa di Jack e poi andiamo alla farm.
Ma allora, quale finale volete fare? Che quel ne so uno io. Uno qualunque. Cioè uno allora, buono. Dove sopravviviamo tutti. Voglio sopravvissare. Ma credo... Perché allora, nella casa c'è da aprire la porta con l'elettricità. Sì, ma però non abbiamo il fuel. Sbattere i coglioni. E ma cosa serve? Che ne so. Con l'ometato quel finale. Ma è una rottura... C'è è lungo? No, no, credo basti andare a prendere la benzina, attivare il generatore. E dove la troviamo la benzina? Credo più avanti, fammi vedere la mappa. Mi sa alla farm. Alla farm, sì, allora andiamo dritto. Andiamo dritto. Perché se no come finisce il gioco, scusa? Se no, se andiamo a destra, qui in fondo al coso, troviamo il cadavere impiccato di Jake. Ma spoiler, ma perché me l'hai detto? Non me l'hai chiesto, scusami. Ma tu ti trovi ma io ti ho chiesto, come adesso andiamo a vedere. Non ti dico cosa si fa col cadavere, andiamolo a vedere allora, dai. Ho capito. Ma tu me l'hai chiesto, io te lo dico. Ma che puttana. Munizioni, le ciuccio. Ho fame. Che cazzo, 3 ore da aspettare, poi ci ha spoilerato tutto. Facciamo l'altro, facciamo, va bene. Per forza. Facciamo quello col gassino, allora, dai. Grazie, andiamo Romano. Veloci, che qua non voglio la dai, dove dobbiamo andare? No, qua. Adesso, sinistra? Boh, andiamo di qua, non mi ricordo, andiamo di qua. E vedi che è morto subito lui. Adesso ma aspetta, adesso subito. lo tiriamo su. Mi ha accicato male. Ma e tra l'altro... Il lupo mi ha ferito da lontanissimo, quindi gatto non è una cosa... Non lo posso revivare. Oh no, Faccio io, faccio ecco, io. da qui, fai tu. Come da qui? Non riesco da qui, sì, da qua. Io. Sto facendo. Da molto... Grazie, okay. Ciao. No, ma posso correre? Mi medichi anche. Il lupo! Non sparo! Non posso sparare! Non posso sparare! Gatto, di nuovo! Ho finito le munizioni! Slitta! Aspetta. Ah, lo posso rivivere? Non ho i kit medici. Aspetta, ce n'è uno in casa. Ma perché non slitta lui? Cioè, non slitta. Non spara. Perché non posso sparare io? Ogni volta. Grazie a Dio ce n'è uno qua, gatto. Grazie. Ce n'è un altro, guarda. Per caso? Sì, no, ce n'è solo uno. Ah, peccato. Siamo tutti grazie feriti. Grazie Alex, 47 mesi. No? Ah, porca puttana. E io ce l'ho un medikit, eventualmente. Quando muori fa troppo ridere, ragazzi, perché sei scivolato dritto. Perché è come sul resto quando però ti addormentavi. Dove vai? Non dove, rallentato, vai? Eh? Dove vai? A curarmi vado, dove va? Ma non c'è, non c'è. Non c'è da dormire lì. Porca troia, ma c'è la stuoia, c'è. No, ma è finta, quella è un asciugamano, è caduto. Poi può dormire anche per terra sul legno, ma non lo fa, che sei scemo. Moro, ma piano. C'è la stoia, fatto... dove siete? Ma poi? Lasciami andare tu, sei okay. Zitto. Posso andare, correre adesso? Facciamo? Non so perché. Ma perché puoi correre tu? Non lo so. Ma che sei bugato anche quello, sei bugato. Posso sparare? Non posso sparare, aspetta. Carica e cambia arma anche, fai tutto. Non va. Io sì, che ok. Che scemo. Paura. Scusa. Che scemo. Adesso non posso neanche più correre. No, gatto, hai rotto tutto. Siamo vicino almeno. Dai, che alla farm poi c'è da dormirci, cioè. Ma aspettaci tu. Ma non c'è più niente, tanto, tranquilli. Perché non posso sparare più? Cosa ho fatto? Cambia arma, gatto. Adesso... L'ho fatto. Ah, si ricarica anche con la rotella del mouse. Che no, non posso mirare, ragazzi, non posso mirare. Ma con la pistola o con... No, non entrambi. È che non glielo segna più cliccabile, mi sa. Esatto. Sì, vabbè, ma che spazzatura. Ma prima aveva ripreso, però. È proprio una bastardata, però, non farti correre quando sei ferito, mannaggia. Eh sì. Andiamo a sinistra, per l'amor di Dio. Ho provato, vedi, si va da semi ad auto e non cambia niente. Semi. No, la pistola è sempre semi. Oh, però no, solo nei Souls sono stato così spaventato di vedere. C'è un signore lì. Sono io, è Moro. Ah. Non lo so. Ma l'avete già fatta la farm? Non siete già stati? No, non mai stati. È una bella esperienza qui, ve la lascio. Immagino. Fare, allora. Tutti i jumpscare li prende, gatto. Non mi ricordo, ma non posso fare. Cioè, il battito cardiaco. Non posso credo, correre. Non credo, non, ci siano, non credo ci siano jumpscare. Non credo. Non è ancora passato il battito cardiaco. No, neanche a me. Oh no, c'è il campo di grano. Oh no.
È un labirinto, carino. No, Moro, ma perché? Ma poi quel grano è? Che cazzo, quanto è alto? È il grano turco. Lo vedo che è il grano turco. E vado in pausa? Vieni con me. Aspetta che vedo se è così. No, vai, no, ragazzi, niente. La mappa? Non importa, al massimo ti... Vai. Ti aspetta, seguo. Mi si è chiuso tutto. Dov'è qua? Dove vado? Mi infilo dritto? Sì, mi sono beccato il jumpscare io, mi sono beccato. Sono contento, se lo beccavo io morivo. Ma tu, gatto, io non ti vedo neanche se ti sto appiccicato. Sono qui. Non sparare, mi raccomando. Ma vado dritto? Sì, c'è un'uscita. No. Vai, sì. Seguiamo il burrino. È dritto. No, non seguire il burrino. È lì, guarda, la vedo da qua. Effettivamente sì, posso andare sul bordo, scusa. Che cazzo di labirinto è? Non è vero? Però sono stati sagaci. Perché? E hanno messo che il bordino non lo puoi saltare. Pensa, potevi farlo da fuori tranquillamente saltando la staccionata. Che cazzo dici? L'ho saltata? Quello dalla parte della fattoria, quelli laterali, esatto. No. Quello esterno non puoi saltarlo. Perché c'è la marijuana. Dentro lì. Venite a sinistra, venite qua. C'è la marijuana? Dove? È il coso del marijuana, quello... Hai dormito, c'è il rest. Sì. Vai a dormire, per l'amor del signore. Ho già preso la cosa, la benza. Qui sono le munizioni, se volete. Ma guarda, io non le sprecherei per il sottoscritto, quindi. E dov'è il coso per dormire? È qui, dov'è il gatto? Adesso e non posso ce stare... Uno, ce n'è uno. Non possiamo stare in due. No. Naccia la pupazza. Cosa ho preso? Adesso compare l'alieno. Benvenuti in una nuova puntata dell'alieno. Sapevo io. Ma è un classico quando dormi l'alieno. Non posso sparare, ma porca puttana. Ma perché? Almeno puoi restarci, dai, sei utile. Allora, adesso di conseguenza, appunto, visto che una ve l'ho detta, sì. L'altra è quella di andare, la benzina, di andarla a portare a casa. Certo, aprire la porta. Sì, andiamo a fare la porta. Ok, ci sono, però vorrei... Ah, è qua il cibo, perfetto. Andiamo. Portaci, Moro. Si torna indietro. Ma sei scemo! Gli hai sparato addosso. Ma sei coglione! Gli ha sparato addosso. Gli ha sparato addosso. Gli ha sparato. Testa di cazzo. Deficiente. Ma sei coglione! Ma sei coglione! Mi sono cagato in mano. Ovviamente mirava me quando doveva provare a sparare. Cioè, un colpo gli è partito. Solamente uno mi ha colpito in pieno. Ma porca puttana. Cos'era? Era Anton Giovanni e Giacomo questo. Era Anthony Checker. Gli ha sparato la gamba. Ma funziona. Andiamo, va. Scemo. Ehi, dritti, dritti. Fai il culo. Ma perché posso sparare adesso? Comunque io non lo so cosa succede poi alla casa quando metti la benzina, quindi, quindi è vediamo. Bellissimo, noi siamo tutti blind. Sono blind, no? Sono blind, sì. Ma sai che Michele veramente lo sta dicendo adesso ogni volta? Perché aveva già fatto 10.000 ore di Elden Ring. Effettivamente sì, ma porca miseria, gli avevamo fatto fare la prima area 7 volte. Sì, ma veramente in mille mesi diversi, tra l'altro. C'è un fucile che vola qua. Non l'avete visto? Forse era tuo, è per quello che non sparava prima. E l'avevi lasciato lì. Ah, ti immagini, magari non è che veramente lì. No, perché ho sparato con la pistola adesso e non, neanche quella andava. Questa era la scena di Fantozzi col cacciatore. Quando gli dice che il fucile non spara e lui guarda nella canna e gli spara in faccia. E sto cuore che batte. O forse doveva passarmi davanti agli occhi carini. Un altro fucile volante ho visto io. Io non li vedo. Magari è carino che mi trigger. No, magari veramente mirando qualcosa spara e se non miri a niente non... Non credo che funzioni così. Questo albero in mezzo? No, è un albero in mezzo. Destra o sinistra? Destra. Mi fido, non mi ricordo.
C'ho memoria questa mappa, ragazzi, tranquilli. Beh, minchia, non è che hai imparato chissà quale mappa, però... La foresta dei fucili volanti. No, la vita piena allora, non ha senso. Ma secondo voi il generatore dove mettere è la qua. Benzina è questo qui, è quello, no? Certo. Sì, te lo dice, vai. Vai, andiamo alla casa. Tutti i jumpscare dobbiamo fare, mi raccomando, gatto. Non vedo l'ora. Io sono emozionato, stiamo facendo una cosa che nessuno di te ha fatto. Su, dobbiamo andare su? Dobbiamo andare di sopra, sì. Dov'è? È giusto, è sopra. Ma che bella questa casa di giorno, comunque. Effettivamente. Non l'avevo mai vista. C'è uno lì, gatto, ma si vede già da prima, lo vedi? Sì, però non si vedeva prima che era buio. Vallo a vedere. Vai a vedere, io l'ho già visto. No, vabbè. No, vabbè, lo guardo io. Ha detto che sono i lupi. È scomparso. Ma sì, qui l'avete... Aspetta, venite dentro sta stanza. Ma qui si apre così. No, questa è la stanza al contrario. Venite abbiamo già vista, abbiamo già vista. Ah, quella al contrario l'abbiamo vista, sì. Permesso. C'è il necronomico nel libro della morte. L'ho preso. È finito! Come i volend! Hai letto il libro? Vai. No, vai tu. Hai letto il libro della vecchia strega che Jake stava proteggendo. Ora sei posseduto dalle anime e hai bisogno tu di proteggere il libro, altrimenti siamo diventati noi famiglia. Jake. Cosa vuol dire sì, che c'era la tua famiglia? Ma che cazzo di trama è? Scusami. Vai di là, c'è Jake impiccato e te con la benzina gli dai fuoco e vinci. Ha senso. Va bene. Bello. Va bene. Grazie Moro per aver ridotto la difficoltà artificiale. Sì, non si è capito come, ma sì. Ah, più o meno, scusa. Perché dopo sei morto comunque. Scusa, ma qual è il quarto finale? Uno è dove moriamo tutti. Quello del necronomico. Non ho la minima idea. No, come c'è facciamo? Un altro finale, gatto. No. No, sarà sbagliato. Dobbiamo fare sarà. Un'altra serata in quattro. Sei sicuro capito? Che sono quattro? Sì, c'è scritto 3 di 4. 3 di 4, hai ragione. C'è 2 di 4 quello dove moriamo tutti. 4 di 4 sarà quello là dove bruciamo Jake. E l'altro? Perché probabilmente ce n'è uno dove si salva solo uno. No, io lo so qual è. E ti ricordi qual era l'incipit della trama? Era finito il gas nella barca. Bastava magari tornare alla barca con la benzina. Esattamente. Magari ma è quello. Porca puttana, magari sicuro? È quello. Sicuro? Non ci abbiamo minimamente pensato. E non è venuto in mente adesso. Allora bello. Dobbiamo rigiocarlo, gatto, e fare tutti gli altri finali. Sicuramente non lo faremo. Va bene. Domani mattina. Al posto del ring. Mi hai convinto, Ne vale la pena, ne vale la pena. Ma sicuramente. Grazie a Moro per aver ridotto la difficoltà, Karim per il resto, e a voi per le sub e le resub. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte, belli. Ciao.